Ultima giornata della pre-season che si apre sul circuito di Silverstone, una vera e propria pietra miliare dell'automobilismo dove sono state scritte pagine e pagine di storia. Non poteva esserci meta migliore per chiudere questa prima parte iniziale della stagione 2022-2023. Un caloroso invito e un caloroso abbraccio in questa live da parte di Matteo Congiu che vi farà compagnia al commento, e questa sera troviamo anche Gallians e buon Alessandro a spalleggiarmi in questa ultima live. Ciao Ale! Buonasera, buonasera! Invece ormai come di consueto il martedì sera troviamo alla Stream Deck il nostro caro Simone Fracchiolla in arte SDEM. Ciao SDEM. Buonasera a tutti, ciao Matteo. E un'altra abitudine troviamo anche a direzione gara il buon Marco Luconi. Ciao Mark. Ciao Matteo, buonasera a tutti. Piccola precisazione, domani avremo un'altra live del 50% e poi venerdì l'ultima gara, però ancora da decidere se sarà al 100% o al 50% su una nuova pista, quindi domani sera avremo la conferma quindi della pista, anche della percentuale. Quindi un Formula Italian Team che torna a coprire 4 giorni a settimana, si torna a pieno regime in vista poi dell'apertura prossima ormai di quello che sarà il campionato. Ma torniamo su quella che è la serata odierna, in cui abbiamo un primo colpo di scena. Infatti Raffo Idex, che è stato vincitore dei primi due appuntamenti, questa sera non ci sarà. Abbiamo il ritorno invece di Daniele Play, che aveva saltato la gara di settimana scorsa a Suzuka, e un rientro anche di Mattia Metrano e Lele Salva, che comunque siamo e sappiamo essere due ottimi profili, quindi da tenere d'occhio, Ale. Sì, assolutamente, in questo momento Lele Salva addirittura conduce, per quanto il tempo non sia dei migliori, sicuramente non lentissimo, 1:27.786, ma sicuramente vedremo tempi migliori. Sicuramente, anche perché comunque ricordiamo che i primi 5 sono racchiusi praticamente in un decimo, da Lele Salva fino a Fit, anzi mica mai, perché adesso si inserisce anche Fit Flaminio. Vediamo che ci sono dei piloti a stretto contatto tra di loro e quindi ovviamente è sinonimo di un'estrema competitività tra i vari drivers in pista quest'oggi, mentre Lele Salva si sta lanciando all'interno dell'ultimo settore, praticamente sull'Hangar Straight che conduce poi a Stowe, fantastica curva del circuito britannico, per poi rilanciarsi e andare a far segnare un altro cronovalido quando ormai siamo praticamente a metà delle qualifiche, quindi ci siamo già persi una prima parte che raffigura questo tipo di classifica con ancora 5 piloti senza aver messo a segno un giro valido, Ale. Assolutamente, nel frattempo noto 3 piloti addirittura nel raggio di 2 millesimi, Daniele Sewetia Prince, 814, 815, 816 dei Martelli, neanche a farlo apposta, mentre sì, effettivamente per quelli che non sono ancora usciti dai box, vedo Lopensky e Antonio ancora all'interno del loro garage, chissà quando usciranno, chissà se punteranno soltanto a fare un tentativo. Dovrebbe essere uscito solamente Giuseppe Federic dei piloti ancora senza tempo, mentre Lele Salva al primo settore fa siglare un Fuchsia 27.4, si migliora di 2 decimi, gli apparteneva già la miglior prestazione in quel T1, adesso la lima ulteriormente, intanto si è anche lanciato lo stesso Daniele Play che occupa la seconda posizione in classifica, anche lui è transitato sulla fotocellula del primo settore, si sta migliorando ma non è abbastanza per riuscire a pareggiare quella che è stata la prestazione di Lele Salva che è passato di lì pochi istanti fa, si avvia invece adesso verso Magaz e Beckets, una sequenza forse più iconica di quello di Silverstone, delle curve da percorrere a una velocità estrema, adesso trova davanti se anche forse il traffico di una vettura, credo che sia una Red Bull, fortunatamente quest'anno l'aria sporca viene sofferta di meno dalle vetture, si migliora, continua dunque il trend positivo anche all'interno del secondo settore, ma credo che non sia all'altezza di quello fatto segnare in precedenza, infatti va a perdere qualcosina rispetto al proprio tempo, così come anche Daniel Play che con Lele Salva rispetta quello che è il peggioramento nel secondo settore, si deciderà tutto all'interno del T3, l'ultimo tratto presente sul circuito di Silverstone, ancora una volta in capo nel traffico di una vettura Lele Salva che addirittura deve fare 2 correzioni in uscita dall'ultima curva, va a segnare il tempo più veloce della qualifica, un primo 27.4 che è ovviamente evalevole per la migliore prestazione, riesce a togliere 3 decimi rispetto a quello che era il suo crono precedente, si migliora anche Daniele Play ma paga questa volta 2 decimi rispetto alla vetta, seppur riuscendo a togliere abbastanza tempo rispetto a quello che era il suo giro precedente. Sì, tantissimo traffico tra l'altro, tantissime vetture in pista, abbiamo visto come nel giro di Lele Salva soltanto negli ultimi 2 settori avesse trovato addirittura 3 auto più lente di lui, e sicuramente questo fatto l'avrà magari non destabilizzato, ma la concentrazione assolutamente cala, anche se non ci si fa caso.
Intanto occhio a Mike Mai, perché ha fatto un ottimo primo settore in linea con Daniele Play, fa il Fuchs e la miglior prestazione all'interno del T2. Si trova adesso all'ultima curva, da percorrere in pieno, col gas spalancato, sfrutta tutta la pista, transita sul traguardo, si mette in seconda posizione, solo un decimo dalle salva, un primo 27.5. Grande prestazione da parte di Mike Mai. Teniamo d'occhio anche il Tia Prince, che sta per transitare, si trova anche lui all'ultima chicana a livello di curva 16-17, per poi percorrere la 18, come ha fatto poco tempo fa Mike Mai. Scopriamo quella che sarà la sua prestazione sul traguardo, un primo 32.7, si peggiora in maniera piuttosto evidente all'interno dell'ultimo settore, perché prima stava comunque togliendo parecchio tempo rispetto al suo giro lanciato. Sicuramente deve aver fatto qualche errore di troppo e dovrà rilanciarsi per un ultimo tentativo. Metrano, attenzione Metrano, probabilmente un taglio, attenzione a Metrano Fuchsia T1. Mattia Metrano che ora sigla la migliore prestazione sul T1 e sigla anche la migliore prestazione in qualifica, un primo 27.2, rifila due decimi delle salva, che prima aveva ripreso la leadership di questa classifica. Stupendo tutti con un 27.4, ma Mattia Metrano mette d'accordo tutti e si prende lui di forza questa prima posizione. Non è finita qui, attenzione, non è finita qui. Adesso tutti quanti i piloti rientrano in box per avere la pista il più gommata possibile durante gli ultimi minuti, e poi ne vedremo delle belle. Perché sono veramente molto vicini, e comunque Silverstone è un tracciato che non è corto. Credo che si aggiri intorno ai 5,7 km, anzi forse un po' meno, perché 5,7 km è Monza. Comunque 5 km sicuramente, quindi è un tracciato di un'estensione anche abbastanza rilevante. E i piloti però mostrano dei distacchi compatti tra di loro. Praticamente se escludiamo Mattia Metrano, che ha fatto siglare questo 27.2, e includiamo Delle Salva, che ha stampato un 27.4, tutti gli altri sono racchiusi nel giro di 4 decimi, contando fino alla nona posizione di Fabio Ferra. Quindi siamo tutti lì, tutti possono giocarsela per la seconda e terza posizione. Tutti possono giocarsela, anche perché Silverstone è un circuito molto classico, come hai detto tu all'inizio, tutti quanti lo conoscono molto bene, è in calendario da tantissimo tempo, è sicuramente una delle piste che i piloti conoscono meglio. È anche forse una delle piste anche più divertenti da guidare, perché presenta qualsiasi tipo di curva che puoi trovare in un tracciato. Abbiamo curve ad alte velocità, come dicevamo, Magnus Becketts, una chicane finale, la curva 16-17, Stowe, una veloce piega verso destra in cui bisogna veramente fare molto affidamento su quella che è l'aerodinamica della vettura e poi gli pneumatici della stessa, ma curve anche come la Abbey, che in questo formato di layout è curva 1, che sarebbe stata la vecchia poi traguardo delle MotoGP, e ovviamente anche la Cops, quella famosissima, non solo lo scorso anno ci ha dato delle importanti emozioni, sia in negativo che in positivo rispetto a come la vediamo, però anche lì Silverstone fa valere quello che è la sua qualità, quelle che sono le sue caratteristiche, che veramente sono inesauribili. Quasi tutti i piloti ai box nel frattempo. Ne approfitto per fare una domanda a Simone: dato tutto questo traffico ai box, secondo te riusciranno tutti quanti a fare l'ultimo giro, o ci sarà qualcuno nelle retrovie che prenderà addirittura la bandiera? Ma io penso di sì, bisogna vedere però chi uscirà e chi non uscirà a fare il tentativo, perché magari ci saranno dei piloti che magari non escono e che invece alcuni usciranno, quindi vedremo. Intanto ci sono Fede Carte e il Sevo in pista per un giro lanciato. Fede Carte si trova più avanzato, si trova adesso a livello della Stowe, penultima curva da percorrere su questo tracciato. Lui deve scostarsi da questa scomoda 12ª posizione, gli servirebbero almeno un paio di decimi per riuscire a sopravanzare Mr. X, ma decide di tornare ai box, dunque si rilancerà per un ultimo tentativo disperato, così come anche il Sevo, mentre sappiamo che Lele Salva, Giuseppe Federic e Matteo Profilo sono nel loro outlap. Lele Salva si trova alla De Loop, che traducendo è in curva 4, quindi appena iniziato quello che è il suo giro di riscaldamento per portare in temperatura pneumatici e soprattutto anche motore e rettilineo, che poi porta alle Brooklands. Quindi avremo ancora un minuto buono di attesa per scoprire e seguire live quello che sarà il primo e ultimo giro lanciato su queste gomme da parte di Lele Salva. Si aggiunge anche la lista Dottor Long, che allora abbandona la pit lane e si rilancerà anche lui. Assolutamente, adesso stanno iniziando ad uscire i primi piloti, 3 minuti al termine, ne vedremo assolutamente delle belle, anche perché secondo me usciranno tutte, attenzione, scodata il Dottor Long che va addirittura fuori pista, probabilmente gomma fredda durante il giro di uscita. Temo per Lele Salva che forse incapperà anche in un po' di traffico, perché stanno uscendo praticamente tutti adesso i piloti. Lui si trova adesso credo a livello del T2, anzi T3, addirittura appena iniziato in questo istante, quindi credo che dovrà incappare nei piloti che stanno abbandonando la pit lane, dunque dovrà anche sperare in quello che poi è il fair play, anche quella che è lo stato di
coscienza dei piloti, che devono capire bene quello che sta succedendo attorno, perché quando si vedono arrivare comunque una vettura sparata che tocca anche i 300 km/h, diciamo che si ha anche poco tempo di reazione. Comunque ci siamo con le salva che ha imposta una traiettoria differente in uscita dall'ultima chicane per poi transitare sul traguardo e iniziare questo ultimo tentativo, questo ultimo attacco alla pole position. Andiamo allora on board con il pilota Alfa Romeo, che percorre ovviamente la Abbey col gas spalancato, così come curva 18, e poi si arriva qui alla The Village per poi addentrarsi all'interno del Delupo. Forse qui non è stata ottimale l'entrata del pilota Alfa Romeo, che deve ottenere un'ottima rotazione in questa sezione. Ha davanti a sé una vettura che forse gli darà qualche decimo centesimo di scia, ma si sposta immediatamente, quindi nessun vantaggio per l'Ele Salva, che dovrà trovare il tempo necessario per battere quel 27.2 stampato da Mattia Metrano, solamente contando sulle forze Blue Clans, che viene in questo momento, e poi la Laffi, il tornantino iconico di Silverstone, due punti di corda qui per ottenere una migliore trazione in uscita e far pesare ogni singolo chilometro d'orario guadagnato fino alla Cops. Cops che in gara si parzializza, ma in qualifica invece devi tenere giù tutto, non puoi lasciare niente sul tavolo, devi portare a casa qualsiasi decimo centesimo possibile, perché qui la differenza, l'abbiamo visto, si fa addirittura sui decimi. Tre piloti in due decimi abbiamo visto in precedenza, quindi l'Ele Salva non può permettersi qualsiasi tipo di errori. Magnus Beckett, questo forse è il punto più iconico del tracciato, il punto anche più temuto dai piloti. Qui commettere un errore vuol dire buttare al vento una gara e buttare al vento ovviamente anche il giro di qualifica. Lì davanti vediamo delle vetture che stanno per lanciarsi, speriamo non intralcino quello che è il tentativo di Ele Salva, che comunque si sta migliorando con un Fuchsia nel primo e nel secondo settore. Gli serve il terzo, il T3 buono, ottimo per scalzare il davanti Mattia Metrano, che si è rivelato un avversario molto molto duro. Si sta migliorando in questo giro a Metrano, ma non sta segnando dei record nei vari settori. Davanti a sé le vetture sono abbastanza lontane, quindi Ele Salva chiude il giro con completamente pensierato un primo 26.746, un miglioramento incredibile, netto, demolisce la concorrenza, rifila 5 decimi a Metrano, che prima dettava il passo. Una prova di forza incredibile quella messa a segno dell'Ele Salva, che probabilmente partirà in pole position davanti a tutti. Questo tempo è veramente sbalorditivo. Arriva Mattia Metrano sul traguardo, un primo 27.224, si peggiora di un solo millesimo rispetto a quello che è stato il suo giro precedente. Attendiamo invece poi l'arrivo di Flaminio, che si sta migliorando nel primo e nel secondo settore. Anche lui si trova in terza posizione, quindi deve migliorare questa sua situazione per scoraggiare quelli che possono essere gli attacchi alle sue spalle, soprattutto da parte di Mike Mai. Si migliora, un primo 27.508 da parte di Flaminio, mentre Mike Mai adesso si trova a livello di Cops, 51 millesima di sopra del suo tempo. Vedremo se riuscirà a togliere quello che basta per scalzare dalla terza casella Flaminio. Bandiera nel frattempo per Matteo Profilo, che purtroppo per lui partirà in penultima posizione, se non addirittura ultima, perché Lopez... Mike Mai! Scusami, si è girato a Le Beckets. In uscita proprio dalla Chapel, quell'ultimo tratto molto molto insidioso. Lì avevamo detto che i cordoli soprattutto, e poi anche l'erba che è molto molto vicina alla pista, se un pilota dovesse incappare in qualche filo potrebbe ovviamente fargli perdere l'aderenza, in quanto le vetture perdono totalmente grip in queste circostanze. Andiamo a seguire allora quello che è il giro di Daniele Play, che si trova adesso all'interno delle ultime due curve, mentre prende bandiera Antonio a 72, che prende dunque la quarta posizione migliorandosi e mettendosi a panino tra Flaminio e Mike Mai. Fa meglio Daniele Play, che fa siglare invece un 27.4 valevole per la terza posizione. Andiamo a seguire quello che sarà poi il giro di Taz. Si trova adesso a livello della Chapel, 3 decimi di miglioramento per il pilota Alpine, che si via dunque allora verso Stodi, davanti a un'altra vettura, l'Hangar Straight, che viene percorso in questo momento. Ultimo brivido per il pilota che forza la casa francese a percorrere in maniera divina. Si lancia adesso verso l'ultima chicane, curva 16-17, tutto ad un fiato. Occhi ai cordoli qui, possono stabilizzare la vettura, taglia in quanto più possibile quella che è la chicane per poi rilanciarsi, per poi andare sul gas. Bravo, preciso, fedele, e adesso tra il traguardo 27.2, terza posizione per lui, che scalza allora Daniele Play. Sono tutti in un fazzoletto comunque, tanti tanti miglioramenti, i piloti dimostrano di avere un grado di competitività veramente assurdo. Assolutamente, l'Ele Salva ha fatto un tempo a dir poco stellare, 1:26.07. Complimenti anche a Talz, perché non ha tantissima esperienza con il gioco, 27.2 è un ottimo tempo. Comunque a Metrano si è migliorato, ma ha fatto siglare un 27.0, non un 27.224, come aveva suggerito la grafica di Formula 1. Non so se l'avessi visto solo io o fosse così anche da voi. Comunque si mette più vicino alle salva rispetto a quanto non fosse in precedenza, ma paga comunque 3 decimi su quello che è stato un giro veramente stellare da parte del pilota Alfa Romeo. Veramente non so dove abbia tirato fuori quel tempo, possiede la miglior prestazione in tutti e tre i settori. Se avessimo guardato quelli che erano i tempi sul giro effettuati prima dell'ultimo tentativo, non avrei scommesso su di un distacco così ampio tra la prima e seconda posizione in qualifica, ragazzi. Assolutamente, si era visto che aveva perso qualcosina per il traffico nel tentativo precedente, ma 26.7, come detto prima, è stato inarrivabile per tutti.
Tra l'altro, unico pilota ad abbattere il muro del 27, c'era andato vicino a Metrano, gli bastavano 47 millesimi per unirsi anche lui a quella che era la prestazione di Le Salva. Tutto il resto della griglia invece si accontenta di rimanere sul 27 e qualcuno ha fatto anche un bel totto abbastanza alto, parliamo di Mister X e Fedecart. Noi ci troviamo tra poco per l'inizio della gara, a presto! Giro di formazione appena iniziato per l'ultima gara della pre-season, che si terrà dunque sul circuito britannico di Silverstone. Pole position ottenuto dal pilota dell'Alfa Romeo Le Salva, un primo 26.746, la migliore prestazione all'interno della qualifica. Scatterà di fianco a sé Mattia Metrano. Le due stelle sotto i riflettori questa sera non deludono, anzi rispettano le aspettative e saranno entrambi da tenere d'occhio, soprattutto alla partenza. Terza posizione invece per Taz, che con un colpo di rene riesce a salire in seconda fila, scavalcare sia Flaminio che Daniel Play, relegandoli a posizioni più basse. Quarta posizione invece per il pilota appartenente all'Aston Martin, anche lui molto protagonista nella prima uscita di questa pre-season in Spagna, a Catalogna. Quinta posizione invece per Flaminio, che aveva un po' reso meno di quanto ci aspettassimo nei precedenti appuntamenti, mentre oggi ha ottenuto un ottimo piazzamento in qualifica. Sesta posizione per Antonio Tò, 72, e accompagnato da Miche Mai per quella che sarà poi la quarta fila di questa gara. Ottavo il Sevo, nono il Tia Prince, primo pilota della McLaren. Decimo undicesimo invece Fabio Ferra e Dr. Long seguono Cartista e Mister X in dodicesima e tredicesima posizione, mentre in quattordicesima casella Fedecart, che ho erroneamente scambiato per un uomo, invece una ragazza, dunque mi correggo e chiedo scusa. Quindicesima per Giuseppe Federic, sedicesima e diciassettesima per Pierre Fissato e Matteo Profilo. Chiude la griglia invece l'Openski, che adesso ha scelto la Red Bull. Era un po' inaspettato quello che era il suo arrivo qui all'interno di questa gara. Comunque fa sempre piacere avere un pilota in più che si gioca la gara quest'oggi, che può comunque mettere un po' più di pepe in quello che sono sorpassi e strategia degli altri. Vediamo soprattutto la strategia, Ale, con quella che è la scelta delle gomme dei vari piloti. Prepondera la gomma media, ma vediamo anche un buon quantitativo di drivers che scelgono la hard. Addirittura Satu, che in sedicesima posizione parte con la gomma soft. Chiedo Simone, con le strategie, come pensi che andrà la gara? Ma essendo che è una pista a trenino, sì, è giusto azzardare la gomma hard, anche perché qua siamo in pre-season, quindi è giusto provare e vedere. Quindi vedremo, perché la media non è così tanto veloce rispetto alla hard, però comunque, essendo che è una pista a trenino, fanno bene a provarla. Invece con la soft lo diamo per assodato che fare due soste, immagino. Ah sì, assolutamente. Prima dell'inizio della gara ringraziamo anche Felix per il follow e per il sostegno, mentre ci siamo, perché Le Salva è arrivato adesso sulla sua piazzola di partenza, ha raggiunto da Mattia Metrano i primi due su gomma media, che puntano ad una fuga solitaria nei primi giri per mettere oltre il secondo Taz, che si trainerà dietro, immagino, tutto il trenino delle gomme hard, mentre una vita più difficile l'avranno Antonio e Miche Mai in sesta e settima posizione per la scelta della gomma a spalla gialla. Ovviamente strategie che poi andranno riviste secondo quello che sarà l'economia della gara. Ricordiamo che non ci sarà safety car, dunque non ci saranno introduzioni della gara, mentre viene ricomposta in maniera definitiva la griglia con Lopeschi che prende
quella che è posizione sull'ultima casella presente su questa griglia di partenza. E allora ecco che viene effettuato il caricamento, i semafori si accendono per la prima volta per l'inizio dell'ultima gara della pre-season qui a Silverstone in Gran Bretagna, un grandissimo circuito, l'abbiamo detto, Lele Salva che scatterà a sinistra mentre Mattia Metrano a destra partono in questo istante, ottima partenza da parte di Lele Salva che evita il pattinamento delle ruote, però Mattia Metrano sembra avere poi una progressiva accelerazione migliore rispetto al pilota Faromi. Allora si prende la leadership della gara in fondo alla prima curva, in fondo all'hub e conduce anche alla Village, qui deve stare molto attento e molto vicino alle Salva che deve riproporsi, ma devono anche fare attenzione a non far riavvicinare troppo Fit Flaminio che ha un jump start clamoroso, riesce a sorpassare sia Talz che Daniele Play alla prima curva, quindi guadagna due posizioni il pilota Mercedes, si mette virtualmente a podio mentre Talz è incalzato in questo istante proprio da Daniele Play che si trova in quinta casella. Scusi, di davanti però vogliamo con le Salva, le Salva che non si riesce a riproporre a Brooklands. Fedecart gira, Fedecart non mi sembra guadagna all'ala, controlla tu Sten, se no, dovessi avere il track sotto mano. No, no, non dovrebbe, anzi gli unici due che hanno il danno sono Long al flap destro e un leggero filo anche. È un leggero danno per Sato, sì, sono gli unici due. Tanto abbiamo visto anche molto battagliere l'Alfa Tauri tra di loro, prima la Luffield e poi anche in arriva Cops, poi fortunatamente una delle due si defila per lasciare in column anche quello che potrebbe essere virtualmente il compagno di squadra, anche se qui non ci sono classifiche costruttori da rispettare, però comunque fa sempre ben piacere vedere una buona collaborazione tra piloti dello stesso team, mentre Lele Salva, dopo essere stato privato della prima posizione da Metrano proprio alla partenza, non è riuscito a riproporsi con pericolosità, mentre vediamo che Daniele Play riesce a difendere l'interno nei confronti di Antonio, che si era fatto vedere, allora rimane in quinta posizione il pilota del 2007, continua a inseguire la sagoma dell'Alpine di Tazzi davanti e mantiene almeno per il momento alle sue spalle l'As che è con gomme medie, dunque può permettersi una partenza molto più aggressiva e sicuramente dovrà sfruttare quello che è la maggior grado di prestazione offerto proprio dalle gomme a spalla gialla e deve farla valere al più presto. Attenzione ai primi due che cercano di andarsene con Flaminio che è sopra il secondo. Flaminio dunque è escluso subito dalla zona DRS alla fine della prima tornata, anche Taz è fuori dal DRS di Flaminio, dunque vediamo che i primi stanno cercando di battere un ritmo diverso per escludere gli altri dall'azionamento del Drag Reduction System, i primi due ovviamente per forza di cose erano costretti, lo avevamo detto, a tentare una strategia simile, mentre fa abbastanza senso vedere Taz già sopra il secondo, questo potrebbe cambiare tutto per il gruppetto di gomme hard che va dalla quarta posizione in poi e Antonio continua a rimanere alle spalle di Daniele Play nonostante avesse questa gomma media che sembrava essere molto più in temperatura rispetto a quella bianca di Daniele Play e dunque poter offrire molta più prestazione. Vediamo se riuscirà a riproporsi nel resto di questo giro, anche se l'opportunità più ghiotta forse è in fondo a Brooklands, giusto Ale? Assolutamente, nel frattempo Long torna in box per montare addirittura gomma soft. Scusami, le due Alfa Tauri, sì sì, mamma mia, ho rivisto una cosa bruttissima. Mamma mia. Wow, sembrava di vedere qualcosa di già accaduto a Cops, scusate, entrambi a attenzione, Flaminio! Flaminio si è girato allo Snake, incredibile! Il pilota Mercedes si gira dalla terza posizione, ritorna praticamente in quindicesima casella, che verrà sorpassato anche da Sato probabilmente, infatti sì. È così, peccato per Flaminio che avevamo decantato, avevamo detto che aveva ottenuto un buon risultato in qualifica, sembrava essersi messo tutti sui binari giusti per il pilota oggi in forza la Mercedes e invece questo primo colpo di scena nella seconda tornata del Gran Premio ovviamente complica in maniera disastrosa quella che è la sua gara, mentre il giro veloce per Mattia Metrano primo 32.5 quella che è la miglior prestazione in gara, ma ovviamente si scenderà sotto questo tipo di riferimento, intanto viene abilitato poi del DRS come di consueto al terzo giro. Talz adesso paga 3 secondi complessivi dalla seconda posizione di Lele e anche Daniele Play paga un bel po' di secondi, paga un secondo e mezzo nei confronti di Talz, ovviamente non è un distacco incolmabile, però per trattandosi solamente della terza tornata ecco che comunque assume una certa rilevanza, forse Daniele Play è stato anche coinvolto da quello che è stato il test a coda di Flaminio, non abbiamo visto bene questa dinamica, ma potrebbe aver pagato qualche decimo il pilota Aston Martin proprio in virtù dello spin avvenuto poco fa del pilota Mercedes. Flaminio che stava sicuramente spingendo tantissimo per cercare di tenere il treno nei primi due, ma la gomma hard probabilmente non era ancora ben entrata in temperatura, purtroppo ha detto quanto da rifare. Peccato, peccato, una pre-season non di certo facile per Flaminio, speriamo che i campionati possano invece rivelarsi di tutt'altra conseguenza, anche, anche l'anno scorso, la stagione scorsa, mi ricordo che nell'ultima parte non aveva proprio brillato per fortuna a Flaminio, che all'epoca era compagno di squadra di Mattia De Campo, entrambi all'Alfa Romeo. Alfa Romeo che adesso è in seconda posizione, guidata da buon Lele Salva, che non perde la coda di Mattia Metrano, ovviamente come aveva annunciato Simo, questa è una gara a trenino, quindi tutti rimangono nel DRS dell'altro, fanno una gestione migliore, risparmiano Antonio. Però scusami Antonio, e mica mai lotta alla Stowe.
Certo che scelgono dei posti veramente assurdi, mamma, per vedere sorpasso molto pericolosi. Stiamo a vedere cosa accadrà, perché comunque Antonio sembra essere ancora incalzato da Michemai, non riesce a prendere margine. Paradossalmente Michemai è più pericoloso su Antonio di quanto Antonio non sia nei confronti di Daniele Play, che è su Gommard, quindi abbastanza curioso questo fatto, mentre credo che il Sebo abbia avuto qualche piccolo problema, infatti tira molto lentamente. Si è girato all'ultima curva. Quindi anche per il Sebo gara tutta da rifare, ritorna in 16ª posizione il pilota dell'Aston Martin, Alfa Tauri, quindi di certo un evento che, di cui avrebbe fatto volentieri a meno. Di davanti nulla cambia, con le salva che continua a rimanere all'interno del secondo nei confronti di Ametrano, e di conseguenza entrambi guadagnano poi su Tals, che piomba, credo, 1-2 decimi a giro, nemmeno con un gap così importante rispetto a quella che è la gomma media. Quindi avevi proprio ragione tu, la differenza tra questo due tipi di mescole non è così evidente come era stato negli altri Gran Premi, mentre Michemai continua a marcare stretto Antonio, non gli vuole dare un attimo di respiro. Entrambi figurano per l'AS questa sera, ma sono tutt'altro che collaborativi. Vediamo anche una bella lotta poi per la 7ª posizione con il Tia Prince e il Cartista che inseguono poi Fabio Ferra, praticamente l'Alfa Tauri Superstite, dopo che il Sebo è stato vittima di un testacoda poco fa, mentre Lele Salva si è avvicinato tanto, qui è ingresso a Stone nei confronti di Ametrano, per poco non tentava anche il sorpasso, poi fa buona guardia il pilota McLaren, che allora mantiene la testa del gruppo, ma adesso ci sarà da soffrire, ci sarà da lottare, vedremo quanto durerà, quanto a duro darà questa posizione a Lele Salva, se poi vorrà dargliela, vorrà cedergliela, ma non credo che entrambi battaglieranno in maniera troppo ardua rispetto a se stessi, per evitare poi di perdere anche tempo nei confronti dei piloti che li seguono. Per ora Lele Salva continua ad inseguire Mattia Metrano, 2 decimi anche l'ingresso a curva 2, brutta correzione proprio all'entrata della seconda curva, per poco non perdeva completamente il retrotreno della sua vettura, ancora una volta in uscita dalla loop Skoda, quello che è il posteriore dell'Alfa Romeo, e questo gli fa perdere parecchi decimi, mezzo secondo nei confronti di Mattia Metrano, che allora non deve nemmeno programmare una difesa troppo strenua nei confronti di Lele Salva, in quanto si è allontanato, ha perso parecchi metri da quello che è la posteriore della McLaren lì davanti. Talazzo nel frattempo che continua ad allontanarsi, la Gommard probabilmente non è ancora bene in temperatura, non so Simone, quando pensi che i piloti con la gomma bianca potrebbero iniziare a guadagnare qualcosina? Ma adesso la gomma media sicuramente sta facendo i suoi frutti, perché ovviamente la gomma prestazionale, bisognerebbe aspettare ancora un paio di giri, forse una decina di giri, prima che la Gommard rientri in temperatura. Andiamo a vedere allora, perché comunque abbiamo sempre una bella lotta lì davanti, con Lele Salva che adesso ha recuperato nei confronti di Ametrano, si avvicina tantissimo con l'uso del DRS, forse anche un po' di batteria, non credo sia sufficiente per portare la staccata a Stowe, infatti si fa solo vedere all'ultimo, non ci casca Ametrano, che soffre un po' di sottosterzo, ma comunque mantiene la prima posizione senza troppi problemi, senza commettere un errore. Si imbolano adesso per l'inizio della sesta tornata delle 52 previste, adesso Lele Salva dovrà stare attento a non commettere l'errore che lo ha tradito in precedenza, quel sovrasterzo in ingresso a curva 2 e quel sovrasterzo in uscita dalla De Loop, che hanno fatto sì che si allontanasse a sufficienza Ametrano per non ingaggiarsi in battaglia e per non comunque mettere in atto delle manovre difensive. Adesso arrivano molto più vicini del giro precedente, con Lele Salva che continua ad inseguire, con Ametrano che ancora non si difende, del resto non c'è la necessità, qua esce però peggio il pilota della McLaren rispetto a Lele Salva, che allora può incrociare tentando una migliore trazione in uscita da curva 4, azionerà poi il DRS, arma letale in questo caso nel rettilineo che conduce la Brooklands, ma anche in questo caso sembra essere troppo lontano per poter inserire in maniera troppo solida il leader della gara, che allora continua spensierato quello che è il suo ritmo fino ad ora e non cambia nulla nelle prime due posizioni. Non ha senso attaccare, purtroppo per Talz stanno andando via questi due e sanno che battagliare è soltanto dannoso. Ci proveranno più avanti, bandiera gialla, nel frattempo credo Long si sia girato. Esatto. Sì. Testa coda per Dr. Long, che allora viene declassato in ultima posizione, pilota che oggi è la guida della Red Bull, se non erro, almeno il colore sembra che sia quello della Red Bull, sì, poi sì, magari abbiamo avuto qualche... Ok, perfetto. Red Bull, l'ho preoccupato per la... Dai, giri, occhio la Lele dentro! Lele all'esterno nei confronti di Ametrano, che si è difeso semplicemente portandosi nella porzione intermedia della pista, ma non ha opposto comunque una difesa troppo insistente nei confronti di Lele Salva, che allora passa utilizzando DRS ed ERS. Abbiamo un nuovo leader della gara, vedremo se riuscirà a imporre sul ritmo, a prendere distanza nei confronti di Ametrano, ma la vedo veramente molto molto dura. Credo che entrambi andranno a collaborare, si fa per dire, in questa fase della gara per allontanare progressivamente Taz su Gommard e quindi poi andare a lottarsela nell'ultimo stint di gara, anche se Lele Salva ha perso già tantissimo margine
margine nei confronti di Ametrano in questo primo settore, praticamente neanche, nemmeno un settore, perché non è ancora scaduto il T1, quindi l'Elesalva potrebbe avere effettivamente molto più passo rispetto ad Ametrano. Adesso sono 8 e 10 tra prima e seconda posizione, veramente molto molto in forma. Oh, attenzione, Miche Mai, Ametrano... Miche Mai, si è girato Miche Mai alla uscita del... anzi, in curva 3, non so se è stato un contatto con Antonio perché erano vicini. Potrebbe essere, erano parecchio in lotta, stavano praticamente lottando entrambi senza escludersi alcun colpo, era una bella lotta, avevo visto anche affiancati all'interno del tornantino, all'interno della Lafield, forse il contatto potrebbe aver condotto a questa uscita fuori pista di Miche Mai, oppure semplicemente un eccesso di guida da parte del pilota Haas ha poi condotto a questo tipo di esito che lo vede figurare adesso in quindicesima posizione, anche per lui di certo non la gara che si aspettava dopo la qualifica e dopo quella che era stata una prima fase del Gran Premio abbastanza convincente. Di davanti a Ametrano continua a soffrire, però adesso piomba sì sopra il secondo, un secondo e uno nei confronti di l'Elesalva, può usare il DRS perché al detection point era ancora sotto il secondo di margine, però se non dovrà riaccorciare questo gap a breve all'inizio del T1, ecco che potrebbe esserne escluso già dall'inizio del prossimo giro. Sta provando a scappare, sa che questo qua è un momento decisivo. Scusatemi che abbiamo visto adesso in diretta Mattia Ametrano come ha sbandato all'entrata, c'ha molto sotto sterzo il pilota della McLaren, intanto l'Elesalva ha fatto un grande giro. 31 e 6. Sembra che l'Elesalva sia rimasto in modalità qualifica, qualcuno gli dica che siamo in gara perché sta continuando a martellare, ha comunque esitato, ha aspettato a portare quello che era l'attacco nei confronti di Ametrano. Ritiro per Lopeschi. Avete visto la dinamica, forse Mangos e Beckets? Credo che quello sia il punto più maledetto quest'oggi. No, l'ultima curva. L'ultima curva. Abbastanza insolito come punto comunque. Non è insolito perché diciamo... quel punto lì è molto... È sembra semplice ma non lo è, perché devi dosare molto il gas e se non lo dosi bene tipo partire la vettura e tutta la gara può andarsi a benedire. E quindi purtroppo per Lopeschi probabilmente è stato questo. Quindi abbiamo la prima di partita in questo Gran Premio, Lopeschi che era stato l'ultimo ad entrare in lobby, l'ultimo ad aggregarsi a questi 18 piloti e anche il primo ad abbandonarli, quindi brevemente Enzo si suole dire, Lopeschi comunque per oggi si deve accontentare di un DNF, ovviamente accontentare in senso figurato, e dovrà aspettare la gara insieme a noi, guardarla poi da quelle che sono le dietro le quinte. Mentre Ametrano non continua, non riesce a ritrovare, a matchare quello che è il ritmo impresso da l'Elesalva, che allora si attesta al secondo e mezzo, può iniziare già da ora forse a fare una gestione migliore il pilota Alfa Romeo, ovviamente considerando quello che è il livello della sua batteria ibrida, in quanto comunque una gestione pneumatici o anche carburante sarebbe decisamente troppo con questo tipo di stacchi nei confronti di Ametrano, ma è impressionante comunque quanto facilmente sia andato via rispetto alla McLaren. A vedere comunque l'inizio della gara si pensava che entrambi potessero esprimere un passo più o meno simile, forse qualcosa a vantaggio di l'Elesalva se avessimo considerato la prestazione in qualifica, ma mai avremmo immaginato un gap di una forbice così ampia a favore dell'Alfa Romeo. Non so cosa abbia mangiato oggi l'Elesalva. Anche Miche Mai, attenzione! No, due piloti che ci abbandonano nel giro di due giri. Primo... Miche Mai nel rettilineo che conduce da Lafield a è proprio il rettilineo di partenza. Il rettilineo sì, che porta poi alla Abbey. Anche lui praticamente vicino nella stessa zona di Lopeschi. Mentre adesso vediamo, Ale, che c'è la lotta tra il Tia Prince e Fabio Ferra per la sesta posizione, con il Tia Prince su gomma hard di 8 giri, come ovviamente sono le tornate percorse all'interno di questa gara, quindi praticamente quasi nella sua ottimale finestra di utilizzo, mentre un Fabio Ferra ha stretto contatto nel giro di 3/4 decimi con una gomma media che ancora può dare il suo, ti dimostra superiore comunque alla gomma hard. Credo che il pilota AlphaTauri a breve tenterà l'attacco e deve provare l'attacco nei confronti della McLaren che lo precede, sempre le McLaren coinvolte in battaglia quest'oggi, si trovano adesso all'interno della sezione del Mangos Beckets e poi la Schappel che viene percorsa adesso, viene anche aperta in questo momento l'ala mobile del pilota dell'AlphaTauri che si avvicina, forse riuscirà anche a portare l'attacco in fondo al rettilineo che conduce a Stoia, infatti così si affianca in maniera totale sotto sterzo in entrata, però riesce a scavalcare il Tia Prince che non oppone una resistenza troppo esistente e allora lascia sfilare davanti a sé la vettura di casa italiana di Faenza e per poco non vanno anche al contatto in arrivo all'ultima chicane con il Tia Prince che deve percorrere una traiettoria nettamente differente, altrimenti avrebbe rischiato il tamponamento con il Fabio Ferra che allora prosegue indenne. Non so se abbia problemi il Tia Prince perché ha già perso tantissimo tempo dal pilota AlphaTauri, forse un lieve sbandamento in uscita che può anche essere, perché
non è che ha perso così tanto, però comunque era a rischio sorpasso cartista. Non vorrei che abbia spaccato qualcosa del fondo magari in partenza, perché mi sembra tanto in difficoltà. Cartista che adesso non può approfittare in maniera sostanziale e concreta come ha fatto in precedenza Fabio Ferrer, in quanto il Tia Prince può ancora difendersi sfruttando il DRS che gli offre proprio il pilota che l'ha appena sorpassato, ovviamente Fabio Ferrer. Quindi il cartista dovrà inventarsi qualcos'altro, il sorpasso non sarà così agevole, però ovviamente fattibile, soprattutto sfruttando questa gomma media che dimostra di avere ancora un grado di prestazione superiore alla hard. Mentre seconda penalità della serata, questa volta nei confronti di Daniele Play, ovviamente l'entità è la medesima rispetto a quella accumulata in precedenza da Cartista, sempre i canonici 3 secondi, però i piloti dovranno stare attenti, anche perché siamo solamente alla decima tornata delle 52 previste, praticamente a un quinto di Gran Premio, anzi poco meno. Dunque bisognerà anche stare attenti su quelle che sono i track limits accumulati all'interno di queste tornate. Si avvicina ancora una volta Cartista, non è abbastanza, ovviamente rimane alle spalle del Tia Prince. Volevo dire Daniele Play, vai pure. Daniele Play si è avvicinato tantissimo a Talza, purtroppo ha preso il terzo taglio in uscita di Cops, voleva provare a passare il pilota al pin, non c'è ancora riuscito. Questi 3 secondi però pesano come un macigno dopo soltanto 10 giri, adesso 11. Daniele Play però può sfruttare il fatto che Taz non possa aprire il DRS, è rimasto incollato al retroterreno dell'Alpine per parecchi giri, adesso potrebbe essere la tornata decisiva per riuscire a scavalcarlo e dunque appropriarsi di un podio virtuale. Taz e Daniele Play che sono i primi due piloti ad essere gli indiziati e quelli che sono gli osservati speciali per un secondo stint che li vedrà montare gomma media e dunque avere un passo decisamente migliore rispetto a quello offerto in questa fase, mentre lì davanti poi immagino monteranno la gomma a spalla bianca, che è quella meno competitiva sulla carta. Altra penalità per Pierre Pissato, questa volta anche lui canonici 3 secondi, ma stiamo sempre on board con lo stesso Daniele Play che vede sempre più vicina la sagoma dell'Alpine lì davanti, arrivano a Cops, ovviamente qui il sorpasso praticamente è da evitare, l'abbiamo visto qualcuno pensarci all'interno di questa gara, ma le cose potrebbero finire malissimo da un momento all'altro. Magos e Beckett e poi, come risaputo, come solito, come ogni giro, ci sarà la seconda zona di RS, quella che conduce poi a Stowe, e in questo caso i due piloti sono anche abbastanza vicini, devi azzeccare l'uscita qui dalla Chapel, credo abbia perso qualcosina. Sato si gira! Sato si gira e si ritira anche lui, terzo pilota ritirato in questa gara all'interno della 11ª tornata, con Daniel Ray che comunque non è abbastanza vicino. Credo si sia ritirato ai box perché vedo la macchina che si sta ancora muovendo all'interno della pit lane. Quindi un ritiro volontario da parte di Satu. Non so se Simone abbia visto qualcos'altro che può arricchire la dinamica dell'evento. No, purtroppo siamo qua in un board ancora con Daniele Play, perché la lotta è veramente interessante tra questi due che l'anno scorso ci hanno fatto divertire in Sport League. Eh sì, perché si è avvicinato ancora di più Daniele Play, 3 decimi questa volta nei confronti di Tals, che allora adesso sì che dovrà comunque mettere i remi in barca, trovare qualcosa per arginare la marea che sta arrivando dietro di sé, la marea Aston Martin che percorre il Gran Premio di casa quest'oggi, quindi ha un motivo in più per fare bene. È ancora più vicino in questa zona di RS che conduce a Brooklands, ma non potrà sfruttare l'attacco, non potrà tirare la staccata all'interno nei confronti dell'Alpine, che qui forse posta una traiettoria diversa, che sembra pagare in uscita, ma in ingresso mangia tantissimi metri Daniele Play nei confronti di Tals. Si involano questa volta per curva 9, la Cops, e sarà da seguire poi il transito in uscita dalla Chapel, dove il DRS potrebbe fare la differenza. Questa volta veramente si fa addirittura difensivo, anzi scoda un po', forse segnale il lag da parte di Daniele Play, forse vuole manifestare qualche volontà lo stesso Tals. Per adesso noi però ci gustiamo questo duello mentre entrano nella sezione più iconica e storica di Silverstone, praticamente attaccatissimi, praticamente non scorre nemmeno un foglio di carta tra i due, tra i retroteni delle due vetture, dei due monoposto. Adesso il DRS viene attivato sulla vettura di Daniele Play, sulla sua Aston Martin, che guadagna velocità sul dritto, si difende Tals cercando di mettere in crisi quello che potrebbe essere l'attacco di Daniele Play, che però non si fa intimidire e allora affonda la staccata in fondo a Cops e riesce a portarsi a casa questa terza posizione. Tals ha provato a rincrociare, ma niente da fare perché era mai troppo davanti il pilota dell'Aston, che allora riesce a transitare sul traguardo per l'inizio della 13esima tornata davanti al rivale, occupando la ultima posizione riservata al podio. Dietro c'è una battaglia tra le due Ferrari, scusami, con Giuseppe Federico che si è leggermente girato all'ultima curva e passa Fleming, era in lotta con l'altra Ferrari di Mister X, credo che si è girato leggermente Mister X. Flaminio che adesso è decimo, in precedenza lo avevamo trovato in quindicesima posizione. Complici anche i ritiri e il sorpasso adesso appena messo a segno, Flaminio comunque è riuscito a guadagnare qualche posizione che di certo gli fa comodo,
non credo che sia completamente escluso poi da una lotta per l'ottava posizione il pilota del Mercedes. Secondo me potrebbe ancora fare bene oggi Flaminio. Vedremo adesso, dopo aver superato Giuseppe Federico, sempre se ci riuscirà, avrà pista libera, 5 secondi e 6 da kartista, vedremo quale sarà il suo passo. Lì davanti invece torniamo semplicemente con un focus a quello che è il ritmo di Le Salva, che ha accumulato un vantaggio di 3 secondi e mezzo nei confronti di Ametrano, quindi adesso sì che il pilota della Formeo può pensare a una vera e propria gestione della gara, mentre Flaminio vicinissimo al retrotreno della Ferrari di Giuseppe Federico, addirittura si fa vedere l'ingresso alla Megoz e Beckez, è clamoroso il coraggio che sta dimostrando Flaminio, che deve avere un ritmo veramente molto più competitivo rispetto a quello espresso dal ferrarista in questa fase, dovrà sicuramente tentare il sorpasso in questo momento per evitare di perdere altro tempo alle spalle di Giuseppe Federico. Flaminio che infatti riesce a riproporsi all'interno in arrivo a Copse, come ha fatto in precedenza Talz nei confronti di Daniel, anzi Daniel Plaine nei confronti di Talz, adesso è ripassato Talz, riesce a portare a termine la manovra, riesce a risalire in nona posizione e dunque sbriga così la pratica Giuseppe Federico. Vediamo quello che sarà il suo ritmo, come ha detto Alessandro, e si riuscirà a guadagnare anche parzialmente nei confronti di kartista, che però è su gomma bianca e gialla, scusate. Segnalo 3 secondi per Mattia Metrano, che a questo punto immagino sarà più preoccupato da Talz che dall'andare a riprendere Le Salva, purtroppo per lui. Adesso Daniele Play però è stato scavalcato nuovamente da Talz, ci siamo persi questo sorpasso perché ci stavamo gustando la lotta tra Flaminio e Giuseppe Federico, ma abbiamo nuovamente un cambio per le posizioni a podio. Un po' inaspettato, non me l'aspettavo che venisse restituito così velocemente il sorpasso da parte di Talz, però così è stato e sembra che comunque in grado di gestire, almeno per questa porzione di giro, quello che è il suo gap, quella che è la posizione nei confronti dell'Aston Martin. Sì, prima Talz aveva fatto segno a Daniele Play, stai dietro, fatti tirare da me. Daniele Play non l'ha ascoltato, ma il pilota Alpine ha comunque deciso di rimanere davanti. Forse questa volta adesso Daniele Play ci penserà ancora di più se passare o meno Talz, magari questa volta collaboreranno veramente, rimarrà alle spalle del pilota Alpine, anche perché è la loro lotta. È vero che ormai sono veramente troppo lontani rispetto alle Salva e anche a Mattia Metrano, però potrebbero essere impensieriti magari da qualcun altro e quindi meglio in questa fase riuscire a costruire un buon cuscinetto per poi lottare in quello che sarà il secondo e ultimo stint di gara, in modo tale da non rischiare di perdere troppa la posta in palio. Iniziamo allora adesso il 15° giro con i due piloti che occupano la terza e quarta posizione. Vediamo che ci sono alcune posizioni ancora tutte da discutere, ad esempio la sesta, in cui Fabio Ferra dovrà difendersi dal Tia Prince e dal kartista che lo insegue ancora con gomma media. Per ora nessun pit stop come ci aspettavamo, credo che la finestra sia intorno al 20°-22° giro, giusto? Ti dico ancora un po' di più, ti dico ancora un po' di più, perché la Gomard sicuramente ne farà ancora di più, tanti giri, mentre la media sì, 20°-22° giro. Poi ci sarà quello che è lo switch delle gomme, ovviamente per soddisfare i requisiti di gara, in cui i piloti dovranno faticare un po' di più nel portare in temperatura la gomma bianca, e questa è una tematica che abbiamo visto essere ricorrente nelle prime due uscite stagionali della pre-season. Attenzione, si è girato il kartista, si è girato il kartista praticamente in arrivo a Copse, in uscita dalla Laffield, nella vecchia entrata dei box, ha spaccato praticamente tutto il suo alettone anteriore il pilota Alfa Romeo, che adesso dovrà giustamente rientrare ai box, anche perché è completamente dilaniato l'alettone anteriore di kartista, quindi procederà molto lentamente. Dopo la penalità arriva un'altra beffa per lui, che ritorna in pista in 13ª posizione e perderà anche le altre due, forse a vantaggio di Matteo Profilo e Dottor Long, anche se Matteo Profilo comunque è in ritardo di 30 secondi rispetto a kartista. Potrebbe arrivare fino in fondo secondo te Simone, adesso montando gomme hard? Sì, però deve gestirla molto bene la gara, sicuramente la finisce, però deve gestirla la gomma. Intanto ringraziamo anche Dayan Fire per il follow, come abbiamo fatto in precedenza anche nell'occasione della partenza, ringraziamo poi per il sostegno e anche per sostenerci durante le nostre live. Altra penalità per Dr. Long e anche per kartista, perché non ha rallentato a sufficienza all'interno della corsia di box, complice anche la mancanza dell'alettone anteriore, che dunque ha offerto meno downforce, meno resistenza all'aria, e il pilota ha decelerato dunque con minore velocità, mentre Daniel Play, seppur molto vicino questa volta a Talz, esita a tentare il sorpasso, esita a tentare la manovra nei confronti del rivale. Forse questa volta ha capito quelle che erano le intenzioni del pilota Alpine e allora ha deciso di rimanere alle spalle. Gomard nel frattempo per kartista ci proverà ad arrivare fino in fondo a questo punto. Beh, comunque
mi sembra una scelta più saggia in questa situazione, perché provare addirittura la doppia sosta, quindi i tre stint, sarebbe forse stato un po' sconveniente. Almeno così potrebbe sfruttare sì. anche qualche errore degli altri avversari, ma di sicuro non potrebbe risalire con la doppia sosta. Sì, anche perché due soft non credo che Dani bastino. Dani dentro su Talza all'interno della stow. Talza tira la staccata. Contatto in uscita addirittura tra la posteriore sinistra di Daniele Play e l'anteriore destra di Talz, che aveva concesso comunque lo spazio all'interno. Alla fine viene sopraffatto da quella che era l'audacia di Daniele Play, che si riappropria di questa terza posizione. Forse è confidente di avere più ritmo nei confronti di Talz. La prima volta non è andata troppo bene per il pilota Aston Martin, che era stato sopravanzato giusto poche tornate dopo aver completato il sorpasso. Questa volta sembra essere diverso, anche perché ha preso un leggero margine. Non vorrei che nel contatto che è venuto tra le due vetture in uscita da Stowe, Talz abbia accumulato un danno alla propria vettura e quindi non possa più contare sulla sua completa efficienza, perché per il momento Daniele Play comunque sta prendendo un certo margine. No, non c'è nessun danno per Talz. Secondo me ha perso per via di poca trazione in uscita della curva, però comunque adesso c'ha il DRS, quindi si riaccoderà sicuramente il pilota dell'Alpine. DRS che qui a Silverstone, come anche a Suzuka, si rivela essere veramente un'arma letale. I piloti possono fare affidamento sul Drag Reduction System per rimanere comunque molto vicini al retroterreno della vettura che li precede. Avevamo visto, se non erro, settimana scorsa Marco Ganu e Dead essere praticamente compagni di gara per tutta la durata del Gran Premio, anche sfruttando proprio dalla mobile, che poi ha deciso le sorti del podio proprio in favore del pilota Red Bull. Quindi lo stesso Dead, mentre Ganu si accontentò della quarta posizione, è lui che guidava quella settimana per l'Alfa Romeo. Talz alla fine perde definitivamente il contatto con Daniele Play, sale sopra il secondo. Credo che però in questo caso il DRS l'abbia potuto utilizzare, infatti così la chiude in arrivo a Stowe, forse l'ultima volta, perché se non riuscirà a trovare ritmo in queste curve che seguiranno fino al prossimo detection point, ecco che per Talz potrebbe cambiare drasticamente la situazione. Mentre si ritira Cartista che di certo quella testa coda in uscita dall'Alfield non aveva aiutato. Poi ovviamente è arrivato il cambio gomme per tentare il tutto per tutto, e adesso invece giunge il ritiro definitivo del pilota Alfa Romeo. Dunque rimane solamente un Alfa in pista, che è lì davanti a tutti, però di fila 5 secondi praticamente a Metano si può considerare in una gara a parte, e Lele Salva continua a esprimere il suo ritmo. Dalla qualifica ha messo paura agli altri piloti, in gara sta continuando a seminare il panico. Un martello 32-1, 32-2 fisso, incredibile. Oggi veramente fa un altro sport. Assolutamente. Sta andando col martello Lele Salva, perché a Metrano secondo me se la sta prendendo anche con comoda, perché dopo che ha tirato Lele sicuramente ha detto adesso faccio la mia gara e amen. Non c'è stata storia praticamente. All'inizio dicevamo forse potevamo vedere una battaglia 3-2, ma una volta che Lele è riuscito a prendere il comando della gara, praticamente c'è stato solamente un senso in questo Gran Premio. È andato ovviamente in favore del pilota Alfa Romeo, e comunque era difficile su questa pista riuscire a prendere un margine in così poco tempo, eppure lui ce l'ha fatta anche Talz, che adesso è riuscito a riallacciare comunque il contatto nei confronti di Daniele Play. Dunque ha rotto il secondo, si trova adesso a 5 decimi di distacco anche grazie all'utilizzo dell'ala mobile, e a Stowe ecco che lo troviamo praticamente a 4 decimi, molto più vicino rispetto all'inizio del giro precedente. Talz credo che collaborerà questa volta con Daniele Play, alla fine vorrà fare lui il gioco di squadra, anche se comunque continua a essere un po' sulle uova con la sua vettura. Abbiamo visto fare qualche correzione di troppo già la seconda volta all'interno di questo giro, anche se comunque le sue gomme hard hanno solo 18 giri, di certo ci si aspetta una vita molto più duratura da questa mescola di gomma. Stiamo a vedere quello che sarà l'evoluzione delle condizioni dei pneumatici di Talz, anche se non credo sia nulla di preoccupante, semplicemente forse un po' di nervosismo alla guida per mantenere anche il contatto e il posteriore della Aston Martin davanti, che sta spingendo proprio per far sì che Talz sia lontani e che rimanga fuori dal DRS. Batteria quasi scarica del tutto per Talz, che sa dei 3 secondi di Daniele Play, sa che non deve perdere il trenino per rischiare di perdere la terza posizione. Una lotta che dunque assume anche un connotato strategico, in quanto Talz adesso sarebbe comunque terzo alla fine della gara se dovessero concludere con questo distacco. Ovviamente non deve perdere il posteriore della Aston Martin, perché forse Daniele Play è confidente di avere qualcosa in più, e qualcosa in più potrebbe poi accumularsi progressivamente nei giri fino a poi magari raggiungere anche 3 secondi, soprattutto considerando che ci sarà la sosta, mentre Mr. X si ritira. Dunque
avremo anche in questo caso un'unica Ferrari a completare la gara, con Mr. X che era praticamente in undicesima posizione e adesso verrà sorpassato poi in maniera progressiva da tutti gli altri piloti, e piano piano Flaminio adesso è risalito addirittura in ottava casella, quindi continua a risalire il gruppo, il pilota della Mercedes, compagno di squadra proprio, anzi no, Daniel Play non è più Mercedes, sono rimasto bloccato alla Spagna io. No, di Giuseppe Federico. Inizia adesso la 20ª tornata del Gran Premio di Gran Bretagna, tornata che abbiamo identificato come possibile apertura della finestra del pit stop per le gomme medie, dunque ci si aspetta che i piloti con questo tipo di mescola andranno all'interno della pit lane nelle tornate a venire, che sono praticamente ormai imminenti, vedremo se saranno rispettate le nostre previsioni, ovviamente coloro con gommarda. Oh, attenzione, si è girato, credo, ho visto una Red Bull girarsi davanti, forse Dottor Long. Dottor Long, mi sono fatto tradire, ho visto comunque qualcuno davanti. Invece Dottor Long è proprio lui che era davanti a Daniele Play e a Tals. Io li stavo vedendo in diretta. Fortunatamente non si tratta né di Daniele né di Tals, perché altrimenti saremmo stati privati di una lotta veramente all'ultimo colpo, all'ultimo grido, tra i due piloti che non si stanno risparmiando in nessun caso, quando hanno percorso praticamente tutta la durata del Gran Premio fino ad ora insieme, con Tals che continua a mantenere contatto. Fortunatamente per lui riesce dunque allora il suo intento di mettere una strategia più conservativa, che probabilmente alla sosta avrà poi una diversificazione. Vedremo se proverà l'undercut o addirittura andare con un overcut nei confronti di Daniele, overcut che abbiamo visto premiare sia Suzuka sia in Spagna. Mattia, box. Mentre rientra Mattia Medrano. Sì. Proverà traffico. Non rientrano né Daniele Play né di Tals, ovviamente. Vedremo dove uscirà allora la Mattia Medrano. Tu dici che troverà traffico? Hai già fatto i calcoli dove potrebbe rientrare il pilota McLaren? Ma da quanto so la sosta dovrebbe essere attorno ai 25-26 secondi, c'è il gruppo con Giuseppe Federico, Flaminio, Ferra, che sono tutti quanti lì più o meno vicini. Ferra immagino box. Che sarà Ferra box, uno in meno per Mattia. Mattia che ha abbandonato la sua piazzola, si avvia verso quella che è l'uscita dalla pit lane per staccare il limitatore, una pit lane molto lunga quella di Silverstone, esce adesso dai box, dietro Giuseppe Federico, una vettura rientra in settima posizione davanti a Giuseppe Federico, quindi veramente ottimo calcolo del pit stop da parte della McLaren. Occhio però, come fredda adesso. Occhio che adesso come fredda Giuseppe Federico ti va sotto, mamma mia quanto gli è andato vicino, urca miseria. Sono gli attimi più concitati, quelli sicuramente più tesi dopo il pit stop in virtù della minor temperatura. Federico ci prova, e Federico allora riesce a passare, credo, perché soffrendo dell'interno e di una migliore temperatura delle gomme riesce a portare a termine il sorpasso nei confronti di Mattia Medrano, che finisce anche largo poi alla Brooklands, viene sorpassato ovviamente dalla Ferrari di Giuseppe Federico e sembra accusare anche il colpo, difatti perde parecchi metri, si attesta intorno ai 7 decimi il gap in tempo reale tra la settima e ottava posizione. Necessitano di un ottimo lavoro queste gomme hard per essere portate nella finestra d'utilizzo. Intanto box per Matteo Profilo. Sì, ma ti posso dire che dopo un giro la gomma è subito calda, perché subito quando entri in pista è normale che scivola. Infatti adesso vedi come si è già fatto sotto a Medrano, non ha perso assolutamente tanto tempo, al prossimo giro sicuramente attaccherà Giuseppe Federico. E beh, che comunque 20 giri si fanno sentire su una gomma hard, è vero che in uscita dalla pit lane si soffre, però poi se basta un giro come dici tu, ecco che il passo di Mattia Medrano verrà fuori, non solo perché era lì in seconda posizione, ma anche poi perché può contare su una gomma con decisamente meno usura rispetto a quella di Giuseppe Federico, che occupa adesso la settima posizione, mentre rientra in box anche Fede Kart, che era sulla gomma media, dunque immagino monterà l'hard come hanno fatto praticamente tutti i piloti che sono rientrati. Rimaniamo sempre con Mattia Medrano, che adesso ha messo nel mirino la Ferrari di Giuseppe Federico, potrà usufruire del DRS proprio in uscita tra The Loop, non prova nemmeno l'incrocio perché riesce a coprire bene Giuseppe Federico quella che è la traiettoria di uscita da curva 4 e adesso si involano verso il rettilineo che porterà la Brooklands. Immagino non opporrà nemmeno troppa resistenza in quanto Ferrari, conscio che la sua gara non è con a Medrano, che allora si prende all'interno e riesce a sopravanzare senza sudare troppo quello che è la Ferrari di Giuseppe Federico, si porta di nuovo in settima posizione. Lele Salva, dici che rientrerà questo giro o aspetterà ancora, Ale, secondo te? Perché comunque va tutto in margine a gestire nei confronti di Mattia Medrano, poteva permettersi di andare ancora qualche giro oltre all'interno della pit lane.
Ma guarda, al momento entrerebbe in zona Antonio, in zona Tia Prince, quindi fossi in lui, se è ancora gomma, direi lì, ti era ancora un po' avanti, anche perché Tia Prince ha la gomma hard, sappiamo, abbiamo visto appena pochi giri fa quando si è fermato Mattia Metrano, anche se il pilota che ti ha le spalle è più lento di te, comunque riesce a superarti e di tempo se ne perde. Si perde tantissimo tempo, hai detto bene, tra l'altro adesso scende anche sotto il muro del 32, le salva con quest'ultimo giro, un primo 31,9, quindi comunque conferma di avere un ottimo rendimento in termini di passo, seppur ha queste gomme medie ormai quasi a fine vita, mentre Mattia Metrano al momento del pit stop comunque si attestava su dei tempi un po' più alti, aveva meno costanza, è arrivato addirittura a 32,5 e aveva raggiunto anche il 32,7, intanto altra penalità per Giuseppe Federico e 3 secondi che vengono assegnati ovviamente per quello che è l'abuso dei track limits, mentre si gira l'Aston Martin di Daniele Play, di Daniele Play e quello che è l'uscita dalla Luffield, proprio come aveva fatto in precedenza Cartista, anche lui viene tradito da quel punto, dunque precipita alle spalle di Tals che viene promosso in seconda posizione, Tals che stava giocando l'astuzia, era comunque nella zona di RS di Daniele Play che non credo abbia accusato la pressione in questo caso, forse una deconcentrazione, è andato troppo aggressivo sul gas e la sua Aston lo ha tradito con questa testa coda. Sì, se permetto, dagli allenamenti quella curva lì è molto difficile, cioè basta un niente ti parte la macchina se dai troppo gas, è molto facile perderla. Intanto box per Lele che allora torna all'interno del 24esimo giro, le 52 previsti, praticamente quando siamo giunti a metà della gara complessiva monterà ovviamente gomme hard per andare poi senza alcun dubbio fino in fondo. Tra l'altro Lele Salva, unico pilota ad non aver ancora accumulato un singolo warning in questo Gran Premio, tutti gli altri ne hanno almeno uno. Attenzione perché rientrerà nel traffico anche lui. Entra nel traffico Lele Salva che stacca adesso il limitatore, verrà forse un attimino staccolato dalle vetture che lo precedono, anche se dovrà mettere poi in temperatura questa gomma hard. Penalità per il Tia Prince, sfila davanti a sé la vettura di Flaminio che oggi è in Mercedes, vediamo dallo sponsor Ineos sull'ala posteriore. Fortunatamente non viene ingaggiato in battaglia con nessun altro pilota, ma ha guadagnato tantissimo nei confronti di Mattia Metrano, parliamo di un distacco adesso di 7 secondi circa, quindi ha guadagnato altri 2 secondi stando più tempo in pista rispetto al pilota McLaren, ma Flaminio abbiamo visto anche come sia volato via praticamente senza faticare rispetto alla forma di Lele Salva, quindi testimonia ancora una volta quanto sia complicato portare in temperatura queste gomme. Attenzione perché però adesso dovrà superare sia Flaminio che il Tia Prince con gomme hard, non si fermeranno, o meglio si fermeranno ma più in là, vediamo se perderà tempo oppure no. Temo che purtroppo per lui perderà qualcosina, ovviamente non così tanto tempo da permettere ad Ametrano di avvicinarsi in maniera sensibile, portarsi intorno al secondo o ai 2 secondi, però ovviamente accuserà un po' di ritardo rispetto al passo che ha offerto in precedenza, qui intanto un po' di sottosterzo anche in uscita dalla Becks per poi involarsi verso la Chapel, però ovviamente Lele Salva qui dovrà sacrificare un po' di quello che è il tempo che aveva accumulato proprio per portare a termine il sorpasso nei confronti di Flaminio e poi anche il Tia Prince. Certo potrà far valere la sua gomma hard, mentre Flaminio credo che sia rientrato in questo istante. Infatti è così, il pilota Mercedes in bocca alla corsia dei box, dunque un sorpasso in meno da fare per Lele Salva che può tirare per così dire un sospiro di sollievo, anche se ovviamente non era preoccupato per quella che poteva essere la sua gara, anche considerando l'incognita di Flaminio in questo suo algoritmo, mentre adesso la prossima preda da andare ad aggredire sarà proprio il Tia Prince su queste gomme vecchie ormai di 24 giri, dista 2 secondi e 3 il prossimo target, si avvicinerà credo nel giro di 2 tornate. Pensavo che Flaminio potesse azzardare addirittura una soft per provare la doppia sosta, gomma media invece 27 giri da percorrere, sono tantini, che ne dici Sdem? Sì e no, perché ricordiamo che qui sono in pre-season, quindi i piloti stanno anche studiando le gomme che si dovrebbero utilizzare per il campionato, quindi la doppia sosta secondo me è una cosa che bisognerebbe fare in campionato solo se ce n'è strettamente bisogno. Qua bisogna ovviamente provare la gomma, la strategia di gara ufficiale per vedere com'è l'andamento della vettura. Altra penalità per Fabio Ferra, mentre abbiamo visto una vettura in uscita dalla Chapel che era praticamente a bordo pista, credo che fosse la vettura di Dottor Long, vediamo subito.
Infatti è così, sì. Dottor Long che è ancora protagonista di un altro testa coda, pilota Red Bull che occupa la 13ª posizione, altra penalità anche per Matteo Profilo, Tals stanno box. Affocando queste penalità ragazzi. Sì, Tals intanto è box, Daniele box e tra l'altro anche Lele Salva ha preso un avviso il giro prima, quindi sono tutti con un avvertimento. E tra l'altro fa anche il giro veloce, 31.5. 31.5, gran giro per essere in gara con queste gomme hard, considerando che comunque aveva fatto con delle gomme medie usurate di 22 giri un 31.9 prima di rientrare, quindi comunque Lele che aveva ancora vita da spremere sui suoi precedenti pneumatici, queste gomme hard gli garantiscono una durata maggiore, quindi potrà mantenersi su questo livello per più a lungo, anche se comunque la sua batteria potrebbe dare forse molto prima di poter raggiungere questo tipo di traguardo. E Lele Salva che, come dicevamo, poteva raggiungere nel giro di due tornate la vetta occupata provvisoriamente da Altea Prince, così è stato. Adesso si è portato all'interno della zona di RS, lo azionerà per la prima volta in questo duello, per così dire, con il Altea Prince alla prossima zona che è prevista in uscita dalla Chapel. Vedremo se addirittura ne approfitterà in arrivo alla Stowe, qui è troppo lontano, ma all'interno di Michael Sebex potrebbe riavvicinarsi in maniera molto evidente e addirittura fare un pensiero su quello che potrebbe essere il sorpasso, anche se ricordiamo Lele Salva non ha nessuna urgenza di portarsi davanti al Altea Prince, potrebbe aspettare anche l'inizio del giro successivo. Qui il Altea Prince favorisce un po' quello che potrebbero essere le ambizioni di Lele Salva, anche perché è andato con tutti e quattro i suoi pneumatici al di fuori della pista, dunque ha rischiato anche grosso, si avvicina tantissimo, va addirittura lungo qui il Altea Prince, forse anche un po' distratto dall'arrivo così repentino di Lele Salva, forse semplicemente non voleva incidere in quella che era l'economia di gara del pilota Alfa Romeo, però mi è parso abbastanza strano questo lungo. No, secondo me è così, si è voluto levare, cioè ha visto l'ultimo secondo Lele arrivare, quindi magari si è spaventato e l'ha lasciato andare, 31.3 ancora, mamma mia ragazzi, un martello. Adesso è veramente dura, questi sono veramente segnali forti rispetto a quelli che potrebbero essere eventuali competitor nella rispettiva categoria di appartenenza, coloro che si troveranno con Lele Salva all'interno del campionato, perché il pilota Alfa Romeo oggi sta dando veramente una prova di forza incredibile. In Spagna non era stato così dominante, anzi eravamo rimasti un po' attoniti, un po' stupiti nel non vedere così competitivo Lele Salva. Intanto Flaminio si prende lui questa migliore prestazione in gara, con gomma media, credo. Sì, con gomma media giustamente, quindi con un leggero vantaggio. Credo che Flaminio non ha risposto però del DRS in questo giro veloce, mentre Lele Salva ha potuto usufruire di quello offerto dal Altea Prince, che poi si è spostato proprio in fondo a Stowe, quindi un leggero vantaggio per Lele Salva, vantaggio che però viene annullato, diciamo così, anche dalla gomma media di Flaminio, quindi si pareggiano un po' quelle che potevano essere le prestazioni tra i due piloti. Al momento credo che l'unico duello in pista sia quello tra il Sevo e Tals. Tals che però è completamente su di una strategia diversa rispetto a quella di Sevo. Il Sevo che ancora deve effettuare la sua sosta, così come il Altea Prince che occupa la seconda casella, mentre Tals ha già effettuato il pit stop e su gomma media che lo porterà fino alla fine della gara, mentre ennesima penalità per Antonio Tosi, 72, 3 secondi per il pilota che adesso occupa la settima posizione. Dicevamo, Tals comunque ha già comunque soddisfatto quella che era la completa strategia della sua gara e il sorpasso del Sevo si tratta semplicemente di una formalità. I due non sono in lotta per una posizione reale in pista. Andiamo sempre ai box. No, continua. E si fionda forse quello interno, Tals. No, decide di essere più conservativo in gara, sì. Però il Sevo che va lungo l'ingresso all'ultima chicane, curva 17, trazione per la 18. Non è abbastanza aggressivo qui Tals, non può rendersi pericoloso, che dunque non riesce ad impensierire in maniera netta così il Sevo, che sta perdendo forse anche un filo di tempo rispetto a quello che potrebbe essere i suoi programmi. Ci proverà sicuramente nella prossima zona di RS, quella che poi conduce verso curva 5, quella che sono le Brooklands. Qui finisce addirittura larghissimo lo stesso Sevo, che soffre di sottosterzo manetta con queste gomme hard che di certo hanno visto tempi migliori. Qui vediamo come la differenza di trazione tra i due tipi di mescola siano praticamente abissali, come vantaggio a favore di Tals sia molto evidente. Infatti riesce a portare a termine il sorpasso senza alcun tipo di problema e si rimette in quarta posizione, che poi diventerà terza quando il Altea Prince deciderà di fare la sua sosta. Segue il Altea Prince che tra l'altro non si sono ancora fermati, non so, puntano una gomma soft a questo punto secondo te, Timo? Allora, conoscendo Tia, sì, probabilmente. Per il Sevo non lo so, però è ancora la rossa secondo me non ne fa più di 15. Quindi per prima 13 giri per Long a inizio gara. Esatto. Quindi secondo per mettere la soft devono fare ancora aiutatemi voi, per favore, box, mi entra nei box. Strano.
incredibile, questo è incredibile. Poi McLaren. Adesso perderà tantissimo tempo a Metrano, forse ha capito che la vittoria oggi non poteva essere raggiunta, decide di fare qualche esperienza in più in vista dell'inizio del campionato. Ha quittato, problemi di connessione. Questo è un bel colpo di scena, perché si rimette tutti in discussione per il podio. Di certo un'altra sosta fa sì che anche Daniel Play potrebbe ritornare ad essere comunque sul podio e stappare lo champagne dopo quel testa coda molto sfortunato. E infatti Tia ha messo la rossa, come ci aspettavo, come lo sapevo, anzi penso che lo sapeva anche il buon Ale, che purtroppo lo conosciamo molto bene. Ti ha messo la rossa, che adesso secondo me farà giri da qualifica, però deve mettere in temperatura la gomma. Dubito che arriverà fino in fondo, perché ne mancano 23 giri. Secondo me fa una doppia sosta, allora. Però strano, cioè doppia sosta avrei messo media e poi soft, se non ne fa più di 15. Immaginiamo una strategia ideale in cui riesce a fare 15 tornate in entrambi i treni di gomme soft, quindi copri una distanza di 30 giri, potevi mettere una gomma media per 22 giri, che poi era stato il target che avevamo previsto, che poi si è rivelato essere veritiero, e avresti fatto forse una strategia anche più competitiva e potevi essere più e più aggressiva in partenza. Sì, intanto vi segnalo una cosa importante, che Lele Salva in questo passaggio ha girato in 1:31.2 contro il 31.0 di Daniele Play con la gomma media, che tra l'altro è anche ancora più fresca rispetto alla gomma hard di Lele Salva. Quindi Lele Salva veramente on fire stasera, on fire. Non si riesce a fermare, non si può fermare questa sera Lele Salva. Solamente una foratura potrebbe impedire al pilota Alfa Romeo di andare e salire sul gradino più alto del podio, perché ha messo segno e ha espresso un ritmo impareggiabile per chiunque quest'oggi, e si dimostra estremamente competitivo anche con la gomma hard, non solo con la gomma media. Prima comunque avevamo visto che aveva fatto il giro veloce, poi battuto da Flaminio con il DRS. Questa volta però non ci sono scuse, perché non ha avuto nessun DRS. Un 31.2 con una gomma hard che comunque è vero è giovane, però sta competendo con coloro che hanno messo delle gomme medie e sono anche più fresche, quindi veramente un Lele Salva spaziale quest'oggi. Non si può fermare, è la sua giornata e la lasciamo godere, ce la godiamo noi insieme a lui, spero ce la stiano godendo anche i spettatori nel vedere un Lele Salva così in palla, così competitivo, e sicuramente questo non gli darà altro che un'ulteriore motivazione per quello che è l'inizio del campionato. E quest'anno potrebbe essere anche l'anno in cui Lele Salva lo vedremo lottare per il titolo, perché l'anno scorso si era dimostrato al pari anzi molto molto simile a quello che era il ritmo, il passo, il talento espresso da Marco Gano e Fabio Sorname. Gli mancava sempre qualcosina in gara, magari quest'anno potremmo vedere un epilogo diverso. Assolutamente. Nel frattempo ancora box per Metrano, il bot gli aveva montato le vecchie gomme medie, tornato ancora i box per montare le vecchie gomme hard. Incredibile il bot di Metrano, cosa sta facendo non si sa. Gara da dimenticare per lui, mamma mia, non credo sia riuscito a rientrare. Ancora Lele Salva 31.1, on fire ragazzi, 3 secondi, attenzione, è ritornato sulla terra, ma non credo che sarà quello a fermarlo. Incredibile, veramente no. Incredibile stasera Lele Salva. A furia di spingere, a cercare la prestazione giro dopo giro, ci sta accumulare anche qualche warning. Diciamo che è anche nella posizione di poterselo permettere, con 18 secondi di vantaggio nei confronti di Tals, che è il suo diretto rivale, se così vogliamo chiamarlo, se così possiamo definirlo, anche perché 18 secondi sono un gap abbastanza impietoso nei confronti di Tals, che non lasciano spazio a interpretazioni rispetto a quello che è stato il dominio del pilota Alfa Romeo, che guarda davanti a tutti. E penalità anche per Fedecart, altri 3 secondi. Solamente due piloti non hanno ancora accumulato penalità, Talz e Flaminio, tutti gli altri ne hanno almeno una. E Flaminio intanto ha attaccato Antonio, è passato in quarta posizione il pilota della Mercedes. Anche Fedecart. Fedecart in uscita box, ha passato penalità, Fedecart viene scavalcata dal Sevo. Il Sevo che invece è rientrato ai box proprio adesso, ha montato queste gomme medie nuove, che però in virtù sempre della minor temperatura delle termocoperte hanno bisogno di più tempo per essere portate in temperatura, e quindi come di consueto ormai su Formula 1 2022 vediamo spesso perdere posizioni in uscita dalla pit lane, e questo siamo sicuri sarà un tema chiave all'interno dei campionati, e alcune gare saranno anche decise così secondo me. Altri 3 secondi per Long intanto, e
Questa volta nelle salva si è un po' placato, 31,7, considerando anche il fatto che ti ha messo la gomma soft da due giri, il suo giro e il suo best per il momento ha fatto 30,8. 38, che comunque sono quei tre decimi più veloce rispetto alla gomma hard di Lele Salva, però mi aspettavo forse qualcosa di più da questa gomma media, anche se in apertura di live hai detto che la differenza tra gialla e bianca non è così evidente come in altre piste. Più o meno a quanto si attesta il distacco, il delta? Il distacco tra la gomma rossa e la gomma hard, dici? No, è gomma gialla e gomma hard. Dovrebbe essere, adesso non ti so dire, ma penso sui 6 decimi. Beh, comunque è evidente che è una giornata di grazia per Lele Salva. Ridurre a 3 decimi, dimezzare praticamente il delta tra quella che è una mescola e l'altra, è qualcosa di incredibile da parte del pilota Alfa Romeo, che oggi abbiamo elogiato forse anche un po' troppo spesso, ma quello che sta realizzando ha qualcosa di incredibile. Altra testa, altra bandiera gialla, si tratta di Matteo Profilo, che sul rettilineo di partenza procede molto lentamente, lascia sfilare anche una vettura per poi rientrare all'interno del tracciato sempre in 12ª posizione, mentre Antonio, sebbene sia stato sorpassato da Flaminio, rimane comunque abbastanza vicino al retrotreno della Mercedes, del pilota che adesso occupa la quarta casella. Sta perdendo però progressivamente terreno proprio rispetto a Flaminio. Ovviamente questa gomma bianca gli rende tutto più complicato, e il DRS è il vero protagonista di questa permanenza a stretto contatto rispetto a Flaminio, che però presto si esaurirà. Infatti sale proprio in questo istante sopra al secondo, e tra l'altro ha anche 6 secondi da scontare Antonio. E il Sevo invece conclude il sorpasso nei confronti di Fedecart, facendo valere la forza, la prestazione offerta da queste gomme medie, e allora riesce a risalire nella nona posizione. Fedecart si fa comunque vedere all'interno un po' negli specchietti del Sevo, ovviamente senza produrre alcun effetto, in quanto il pilota Alfa Tauri sa di avere un vantaggio in questa fase della gara. Non si fa tradire, allora dunque procede la sua gara in nona casella. Da davanti a sé, 7 secondi e mezzo rispetto a Giuseppe Federico, sono comunque un distacco evidente e molto molto pronunciato, quindi credo che, a meno che dei colpi di scena che sono stati comunque particolari e presenti all'interno di questa gara, il Sevo concluderà e rimarrà in una posizione per un po' di tempo. Tra poco Lele Salva invece guardavo che avrà quasi una sosta free, diciamola così, anche una sosta libera nei confronti di Tals. Continua a guadagnare nonostante il pilota in seconda posizione abbia gomma media, adesso sale per la prima volta sui 20 secondi il distacco. Secondo voi, se Lele Salva comunque verso la fine della gara dovesse avere un distacco che si aggira intorno ai 28-29 secondi, potrebbe addirittura provare la follia, montare la gomma rossa e tentare il tutto per tutto per il giro veloce? Ma credo che abbia poco senso, anche perché i direttori di gara guarderanno unicamente il passo gara, non la posizione di arrivo. Però se volesse togliersi un ospizio, perché no? Come se oggi non se ne fosse tolti abbastanza. Per ora ha collezionato pole position, condotto ogni giro della gara, prima posizione, gli mancherebbe effettivamente solamente il giro veloce per riuscire a comporre quello che è un Grand Chelem. Chissà che Lele Salva non stia macchinando anche lui all'interno del suo abitacolo quelle che potrebbero essere eventuali risvolti di questa gara, e quello che potrebbe essere poi l'ottenimento di un Grand Chelem, che come hai detto tu non aggiungerebbe nulla a quello che sarà la sua allocazione nei campionati, però rimarrebbe una soddisfazione personale e ancora una volta un segnale forte rispetto a quelli che saranno poi i suoi rivali all'interno della stagione effettiva del Formula Italian Team. Non vedo particolari duelli in pista, se non una permanenza sotto al DRS di Giuseppe Federico nei confronti di Fabio Ferro 87 per la 7ª posizione, mentre definitivamente poi Antonio si è allontanato da Flaminio, lui che era comunque sempre intorno al secondo, alla fine è piombato a 2 secondi e 1, quindi è ancora evidente la differenza di passo tra gialla e hard in questa fase. Mentre Tia Prince è l'unico pilota con gomma soft in pista, però ovviamente dovrà effettuare un'altra sosta, e quando effettuerà la sosta dovrà rientrare praticamente in 10ª posizione alle spalle di Fedecart, se i distacchi dovessero rimanere tali. 12 secondi tra l'altro di penalità per il Tia Prince, quindi difficile. Vediamo perché, vediamo, perché Tia è strano in queste cose, può anche gestire la gomma un po' e può arrivare fino in fondo, chi lo sa, però penso di no. Intanto Giuseppe Federico ha passato Fabio Ferra e si è portato in 7ª posizione.
Dunque, risale di una casella il pilota della Ferrari e si mette ora sera l'Alfa Tauri di Fabio Ferra. Per il momento sarebbe doppietta Alfa Tauri in ottava e nona posizione se le cose dovessero concludere in questo ordine. Rimane comunque abbastanza vicino a Fabio Ferra in questa fase, ma dubito potrà rendersi di nuovo pericoloso in fondo al rettino che porta le Brooklands, in quanto poi Giuseppe Federico farà valere le forza espressa dalle sue gomme medie, addirittura un brutto momento di sovrasterzo in uscita da curva 4 per Ferra, che allora perde ulteriore terreno e quasi piomba al di sopra del secondo nel giro di poche curve. Arrivando. E occhio al Tia Prince, occhio al Tia Prince, perché si sta avvicinando ad Antonio. Ovviamente queste gomme soft lo stanno aiutando. Assolutamente, poi sicuramente tra 4-5 giri lo vedremo soffrire. Fabio Ferra si gira, anche lui la Luffield. Praticamente tutti i piloti si stanno girando lì. La settimana scorsa erano le Essis di Suzuka, oggi è l'uscita da curva 7, è l'uscita dalle Luffield, dal tornantino di Silverstone, che sta mietendo vittime su vittime. Adesso Fabio Ferra perde la posizione non solo nei confronti di Dezevo, ma anche nei confronti di Fede Carti, che lo sopravanza e allora viene promossa per il momento in nona casella. Tia Prince, che ha rotto il muro del secondo nei confronti di Antonio, si dovrà avvicinare ancora un po' di più a quello che è il retrotreno del pilota della Haas per poi tentare quello che è un sorpasso che, come abbiamo detto più volte in questa fase, intanto accumula proprio altri 3 secondi di penalità l'inquadrato Tia Prince. Dicevamo sorpasso che dovrà essere affrettato proprio perché dovrà effettuare un'altra sosta, almeno così ipotizziamo, anche se Sdem, conoscendo un po' meglio il Tia Prince, ha rivelato che potrebbero esserci altre possibili scelte da percorrere per il pilota McLaren, quindi non è così scontata la scelta di un altro pit stop. Comunque il Tia Prince dovrà ovviamente far valere questo stato di grazia delle sue gomme soft, che durerà ancora per poco, in modo tale da sorpassare nella maniera più rapida possibile Antonio Tò, costruire un gap di una certa consistenza che possa comunque relegare al di fuori del secondo proprio il pilota della Haas, così da poi gestire un po' meglio la gara e quello che sarà poi il progressivo degrado delle sue gomme. Attenzione però anche alla eventuale squalifica, adesso non vorrei esagerare, ma con 15 secondi di penalità dopo 37 giri, ne mancano 15, non dovrebbero esserci troppi problemi, ma di questo passo attenzione. Accumulare così tanta penalità, comunque in ottica campionato, è un segnale da tenere d'occhio. Intanto ci prova adesso lo stesso Tia Prince all'interno di Antonio, che non si difende a Stowe, e allora lascia sfilare davanti a sé la McLaren del Tia Prince, che sta in quinta posizione. Giro veloce intanto per Tazza, un primo 30, 558 su gomma media, quindi migliora la prestazione di Daniele Play, che aveva messo a segno qualche giro fa. Sembra prendere leggero margine adesso invece il Tia Prince, che rifila mezzo secondo ad Antonio in questa prima fase dopo il sorpasso. Sarà vitale riuscire a aumentare progressivamente questo vantaggio. Te posso dire una cosa? Vedo un botto di sottosterzo di Tia nella prima curva e probabilmente è lì che continua a prendere le penalità. Tipo adesso in questo giro l'ho visto arrivare ancora lungo, e adesso però comunque il gioco non dice di aver preso l'avvertimento, però comunque sono quasi tutti di fila i giri, quasi tutti di fila. E attenzione invece al duello per la decima per la nona posizione, pardon, tra Ferra e Fede Kart, molto vicini adesso entrambi alla De Loop DRS, che sarà l'arma a disposizione della pilota della Mercedes in questa fase, molto molto vicina al retrofilo dell'Alfa Tauri. Sembra essere semplicemente una questione di attimi il sorpasso che incombe nei confronti di Ferra, che però riesce a difendersi a Brooklands, non tenta la staccata a Fede Kart, che allora si mantiene alle spalle, e adesso arrivano entrambi alla Luffield. C'è da stare attenti perché qui tanti piloti oggi sono stati esclusi dalla gara, sono stati ritirati, sono comunque andati a collidere anche contro le barriere, hanno danneggiato la propria vettura. Non è il caso di Fabio Ferra, non è il caso nemmeno di Fede Carte. Arriva una Cops troppo distanti, non si corrono pericoli. Poi Mango Zebeckez, come abbiamo imparato e visto più volte in questa sera, e successivamente la seconda zona di RS, che potrà giocare a favore ovviamente della Mercedes in questo caso, per riavvicinarsi ulteriormente al retroterreno di Fabio Ferra, che sembra avere un momento travagliato qui all'interno della sezione veloce di Silverstone. Ci mette una pezza in uscita, riguadagna qualche metro di cuscinetto, qualche metro da far respirare poi la sua vettura, per far respirare anche poi la pressione imposta nelle ultime curve da parte di Fede Kart su Fabio Ferra, che si mantiene davanti a Stowe anche se lampeggia la sua luce posteriore, che indica un basso livello della sua energia ibrida e dunque
una bassa erogazione della potenza che determina una minore velocità sul dritto. Ci sarà da stare attenti poi sul successivo rettilineo opposto a quello di partenza che conduce alla Brooklands, perché potrebbe essere veramente la volta buona per Fedecart per riuscire ad affondare il sorpasso, anche se adesso ha preso un discreto margine Fabio Ferrer, è riuscito comunque a tenere botta, a resistere e a mantenere quei metri che aveva guadagnato in uscita dalla Chapel, 6 decimi il distacco in tempo reale tra la nona e decima posizione, si mantiene costante anche poi dopo aver effettuato curva 4. Allora siamo sicuri che Fedecart non possa rendersi pericolosa in fondo a questo tratto di rettilineo e che le situazioni e le posizioni rimarranno cristallizzate così come le vediamo. Stanno spingendo entrambi, sanno che hanno entrambi 3 secondi di penalità, questa è lotta vera. A proposito di lotta vera, c'è una lotta che non vediamo in questo momento perché viene condotta praticamente tra Lele Salva e Lele Salva, praticamente si sta sfidando su se stesso in quanto continua a fare la miglior prestazione personale all'interno del Gran Premio giro dopo giro, e dalla praticamente 33esima tornata che cerca di migliorare progressivamente quello che è il suo tempo sul cronometro. Un primo 39 è iniziato così il suo trend, è salito solamente una volta sul 31, poi costantemente sotto questo riferimento 39, 37, 36 e solamente all'interno di quest'ultimo giro, il 38esimo per essere precisi, ha fatto siglare un 31 e 0, quindi praticamente un martello costante sul filo del decimo, batte con una facilità clamorosa oggi Lele Salva, che non ha lasciato spazio a nessun altro rivale, si vuole prendere tutta la scena, tutti i riflettori, e lo sta facendo nel migliore dei modi. Sarebbe stato bello oggi vedere altri piloti top quali Luigi Di Leggio o Jakub Rokita, purtroppo non ci sono, ma sarebbe stato molto interessante vedere un'eventuale lotta tra piloti top. Sì, anche perché mi ricordo un commento inizio live, credo forse di Marco Ganu, che aveva detto che quando Lele Salva poi avesse sistemato quella che era la gestione della gara e non solo il giro secco in qualifica, che lo ha visto da sempre molto competitivo, difatti già l'anno scorso aveva strappato diverse pole position, qualora avesse fatto ciò e avesse comunque migliorato quello che era il suo approccio all'evento principale, quello che attribuisce punti del weekend, Lele Salva sarebbe stata una reale minaccia. Bene, oggi credo che Lele Salva abbia colto al massimo questo messaggio, abbia recepito quello che era il contenuto che voleva comunicarci Marco Ganu e lo stia esprimendo al meglio su quelle che sono le strade tracciate da questo circuito britannico, e veramente deve essere soddisfatto anche di quello che sta realizzando Lele Salva, e un inizio di stagione promettente per lui, nonostante non siamo ancora entrati in quella che è la reale stagione agonistica. Applauso nel frattempo anche per Flaminio, che dopo il problema iniziale si ritrova in terza posizione virtuale, dati i 6 secondi di penalità di Daniele Play. Vediamo se alla fine della gara riuscirà addirittura a salire sul podio. Sarebbe una gara clamorosa quella di Flaminio, che comunque dopo quella testa coda lì, che l'aveva visto rientrare in 15esima posizione, adesso vedersi in lotta per il podio sarebbe comunque un completo ribaltamento della situazione, un rovescio della medaglia clamoroso per il pilota della Mercedes, che davamo quasi per spacciato. Di certo non avremmo mai previsto che ritornasse a sognare in grande una terza posizione. Intanto anche Daniele c'è da tenere d'occhio, perché Daniele si era anche lui girato e poi comunque è rimasto dietro a Taz e ha ricominciato a riguadagnare il tempo. Va bene, sto zitto, che meglio. Sono 2 settimane. Raga. Lo dicevamo che stava cercando di migliorare progressivamente, stava cercando di battere la propria prestazione personale, ma non gli bastava, e si prende anche il giro veloce della gara. Per la precisione, il giro 39 ha messo a segno un 37, e ovviamente all'interno della 40esima tornata, quella che abbiamo appena vista, è venuto fuori anche l'annuncio della direzione gara in sovrimpressione, un primo 30-524 che mette tutti d'accordo, che mette davanti a tutti in gara Lele Salva, come se già non lo fosse ormai da 41 giri a questa parte. Il pilota Alfa Romeo si mette anche a lettare il passo su quello che è il giro secco all'interno del Gran Premio, definiamolo così, e va a animare la prestazione che in precedenza credo appartenesse proprio a Giuseppe Federico, forse, o no, a Prince, comunque Talza. A Taz, su gomma media, però ricordiamo che Taz aveva una mescola di vantaggio nei confronti di Lele Salva, che invece non ha potuto usufruire di questo beneficio e ha invece espremuto quello che era il potenziale della sua gomma hard, e devo dirlo che lo ha fatto nel migliore dei modi, perché poi si è tramutato in un giro veloce, e questa volta sì che allora possono essere soddisfatti tutti i requisiti per un Grand Chelem al momento, se qualcun altro poi non dovesse togliergli più avanti nella gara proprio la mira prestazione. Questo potrebbe essere il Tia Prince, anche se adesso inizio veramente a dubitare sul suo futuro rientro all'interno dei box.
sta cercando di gestire la gomma, lo vedo molto costante nei suoi tempi, non velocissimo, probabilmente proverà ad arrivare alla bandiera a scacchi con queste coperture. Ma è difficile, è difficilissimo. Eh sì. Per dare un'idea poi di quello che è il ritmo espresso tra le salva, come se già non l'avessimo raccontato, Talz, che si trova in seconda posizione, il pilota che ha anche una gomma media meno usurata di Lele Salva in termini di giri, non riesce più a scendere sotto il muro del 31, gira costantemente sul 31 e 3, mentre Lele Salva invece è costantemente sotto il 31, praticamente un 37-38. Nonostante ci siano questi 6 decimi di gap a favore di Talz, nudi e crudi, senza valutare poi quello che è il degrado effettivo sulle due tipi di mescole, Lele Salva riesce in ogni caso a girare più veloce, quindi ad avere maggior ritmo gara, direi che Daniele si sta per girare, sta spingendo forte, stava cercando di andare a riprendere Talz, purtroppo alla curva De Loop ha perso la vettura, fortunato a non perderla del tutto in realtà. Daniele Play deve stare veramente molto attento, perché non solo quel testacolo iniziale, si sono aggiunti poi questi secondi di penalità che ormai sono infiniti, se dovesse commettere un altro errore di certo andrebbe veramente molto indietro in ordine in classifica, quindi comprometterebbe quella che è stata una gara finora comunque ben condotta, anche se consideriamo quel testacoda, quindi non sarebbe una prestazione totalmente negativa. Stavamo dicendo poi di Lele Salva, che ormai si fanno fatica a trovare veramente le parole per esprimere quello che sta realizzando quest'oggi, che onestamente non ho mai visto una prestazione così dominante da parte sua, un ritmo così, una freddezza alla guida così precisa, così meticolosa, l'ho vista raramente espressa da Lele Salva e lo ripeto, sembra essere un buon auspicio per la stagione. Assolutamente, assolutamente, e potrebbe anche essere uno dei piloti che si può lottare la categoria regina, perché secondo me Lele questa sera l'abbiamo visto dominante rispetto in Spagna, ma anche in Pro League l'anno scorso l'abbiamo visto, come detto te in precedenza, che era un altalenarsi con Fabio il surname, però comunque l'andamento ce l'aveva. Il tiro alla fine deve essere bandiera. Lo sapevo, si sapeva purtroppo, era palese purtroppo, era palese. Rimane un po' il dubbio della scelta della gomma hard in partenza, perché non la media, forse non era confidente di riuscire a gestire al meglio la gomma e che quindi forse lo avrebbe abbandonato nel mezzo dello stint e avrebbe dunque penalizzato poi quella che era il suo ritmo e la sua prestazione. Mentre leggiamo anche un messaggio della chat da parte di Papa Play, che credo dunque sia il padre di Daniele Play, attualmente in terza posizione. Sì, è lui. Daniele sta correndo senza assetto e senza allenamento su questa pista, quindi paga ovviamente in termini di ritmo qualcosa rispetto ai compagni, questo potrebbe essere sicuramente uno dei fattori da considerare. Tuttavia lo troviamo in terza posizione, è vero che poi andranno sommati questi secondi di penalità, però di certo non figura male, mentre il Tia Prince è rientrato proprio davanti a Fabio Ferre e Fedecart, che erano ingaggiati in battaglia, quindi ora è diventato una lotta a tre, quella per l'ottava posizione, che attualmente è ancora nelle mani del Tia Prince, ma sembra in maniera molto provvisoria. Infatti Fabio Ferre si prende l'interno, arriva a Brooklands, tira la staccata, si prende la posizione nei confronti di Tia, che ha queste gomme soft, che ovviamente si metteranno in temperatura in maniera molto più efficace rispetto a medie. Sì, guarda qua. Eccolo qua, subito. Quindi è bastato il settore, il primo settore per riuscire a raggiungere il giusto grado di utilizzo. Occhio a Fede, davanti, occhio a Fede però, occhio a Fede, perché adesso si stava per inserire qui a Cops. E mamma mia, attenzione, perché Tia sicuramente scapperà via, però Fede deve cercare di approfittare di un piccolo errore di Fabio, che forse può essere qua. Non avviene, però si avvicina tanto, DRS spalancato anche per Fabio Ferra, finisce qui l'effetto scia, non riesce ad avvicinarsi di più, rimane comunque alle spalle e segue ancora decimo, Fabio è stato difeso in questa fase dal DRS offerto dal Tia Prince davanti, che però inizia ad allontanarsi sempre di più, 7 decimi, diventeranno poi 8 e successivamente ancora di più, anche perché c'è un divario enorme tra queste gomme soft che non hanno accumulato nemmeno una tornata e queste gomme hard che ormai hanno praticamente quasi metà gara alle loro spalle, quindi ci si aspetta una fuga solitaria del Tia Prince che avverrà a momenti, praticamente nelle prossime fasi anche di gara. Anche adesso. E credo che però Fabio riesca a prendere il DRS. In questo momento ci dà un secondo e tre, vediamo se si spalanca la sua ala sul rettino che porta poi a Brooklands. No. Sembra di sì, infatti così, riesce a prendere il DRS per un soffio, credo ma, al limite. Ma sarà l'ultima volta che lo utilizzerà. Intanto Fedecart ha fatto un errore
e ha perso un pochino rispetto a Fabio Ferra, perché è arrivato leggermente lungo in curva 3. Perso definitivamente il contatto col posteriore, adesso sale anche a un secondo di ritardo proprio a Fabio Ferra che è stato aiutato sicuramente anche dalla DRS del Tia Prince in questa costruzione del gap che ora vanta nei confronti di Fedecart, e deve mantenere assolutamente questo tipo di distacco, non deve far ripiombare lì sotto il secondo la pilota che minta in decima posizione, così solamente in questo modo potrebbe difendersi e potrà continuare a militare in nona casella, lontano da guai e pericoli. Mentre Fit Flaminio continua, quarta posizione, 2,5 secondi di ritardo da Daniele Play, senza ad aver accumulato una penalità. Intanto vediamo uno scambio di posizione tra Matteo Profili e Mattia Metrano che, ricordiamo, è stato sostituito dall'intelligenza artificiale, quindi non è più a lui la guida della sua McLaren. Il Tia Prince va a strappare il giro veloce dalle salva, un primo 30,158, direi che 4 decimi rifilati al leader della gara siano un distacco incolmabile anche per un Lele Salva così in forma, quindi credo che ormai alzerà la bandiera bianca su quello che è il suo tentativo finale di riuscire ad aggrapparsi e raggiungere il giro veloce. Ma guarda, il distacco per fare una sosta e riuscire comunque davanti sta iniziando ad esserci, quindi chissà, magari vorrà togliersi un altro sfizio, come se non se ne fosse già tolti abbastanza, come hai detto te prima. Dovrebbe tornare a entrare ai box alla fine della 44esima tornata, così da iniziare la 45esima come hot lap e poi avere la sola, non la 46esima, scusate, la 50esima, per avere poi la 51esima come hot lap e l'ultimo giro ovviamente come quel giro buono per tentare la prestazione, per riuscire a cercare di mettere a segno lo stesso giro veloce. Ovviamente avrà solamente quella chance, dovesse fare un errore all'interno di quel giro, ecco che manderebbe in frantumi il suo sogno di fare il Grand Slam, ammesso che sia un suo sogno, ammesso che ci stia pensando comunque, magari semplicemente non gli interessa, ti può ritenere soddisfatto con quello che ha mostrato quest'oggi e portare a casa il bottino che ha accumulato, che comunque è molto sostanzioso, 26 secondi di vantaggio nei confronti di Tals, non ha fatto che crescere questo distacco. È vero che adesso Tals inizierà anche a pagare un po' più di usura, inizierà a rendersi ancora più evidente questo gap di prestazione tra Lele e Tals, però anche in precedenza, quando Tals invece aveva il vantaggio offerto dalla gomma media, non è mai riuscito a guadagnare nei confronti di Lele. No, infatti, Taz, che ricordiamo campione della Sport l'anno scorso, quindi non l'ultimo degli arrivati sicuramente, oggi ha fatto comunque una buona gara, ma occhio, ecco che lo fa, infatti credo. No, vabbè, cosa? Ero distratto, raga. L'avevo visto, aveva fatto il fucsia all'interno del T2, si era migliorato, ha fatto il miglior settore personale nel T1, nel T3 adesso stiamo ancora attendendo il gap, quello che è indicazione, e anche fucsia nel T3, quindi possiede la miglior prestazione nel T2 e nel T3, mentre gli è mancata solo con il T1, ma un primo 29,7, veramente un giro mostruoso, riesce ad abbattere anche il 30 che non è stato ancora raggiunto nemmeno dal Tia Prince, il Tia Prince che probabilmente non è neanche motivato nel fare il giro veloce, però lui come miglior prestazione in gara ha fatto segnare un 31, quindi questo ci dà un'idea sul passo offerto da Lele Salva, che ha messo a segno la miglior prestazione anche con delle gomme hard di 23 giri, quindi ormai non più freschissime. Attenzione, perché adesso Lele Salva arriva un problema molto grande, attenzione all'antidoping, perché questa no. Non c'è nella precisione. Si scherza ovviamente, ma oggi veramente stellare. Meno male che non ci ho scommesso, perché stavo per dire, se fa sotto il 30, non lo so cosa faccio. Attenzione, perché Fedecart sta per attaccare Fabio Ferra, molto attaccato il pilota della Mercedes sul campione della Prime 2021-2022 della scorsa stagione. Occhio. Va lontano qua. Lontano, vediamo se si butta dentro. No, rimane dietro, fa una finta, non cade nel tranello, però Fabio Ferra, che allora rimane freddo, mantiene costante, percorre le sue traiettorie abituali. Adesso se la giocano, drag race fino alle Brooklands, diresse che viene spalancato sulla vettura, sulla W13 di Fedecart, che si avvicina, non può prendere lo stesso vantaggio Fabio Ferra, che allora viene sorpassato, qui si affianca in maniera praticamente totale la W13 di Fedecart, che allora riesce ad appropriarsi della nona posizione, viene declassato invece in decima Fabio Ferra, che potrà forse rendersi anche pericoloso nelle prossime curve, però paga già in uscita dalla Laffield nei confronti di Fedecart, che allora può dormire sonni tranquilli in arrivo a Cops e soprattutto in arrivo a Mangas e Beckets. Vabbè ragazzi, 3 secondi e sono 18?
18, sì, Mamma immagino mia. che Ferrari alla fine arriverà ottavo tra la penalità che Fede Carta 6 secondi e Tia Prince ne ha 18, quindi Ferrari 3. Ti arriverà decimo, considerando anche i 41 secondi di stacco da Matteo Profilo su Fabio. È incredibile, è strano veramente. Ho il problema per Tia in fase di curva, perché è incredibile, 18 secondi di penalità. L'avevo detto all'inizio che lo vedevo tanto in difficoltà, magari un contatto all'inizio potrebbe aver distrutto il suo fondo, glielo chiederemo chiaramente al termine della gara. A questo punto sembra essere l'unica opzione plausibile, perché non ci si spiega veramente così tanti warning accumulati dal pilota della McLaren, che adesso milita in ottava posizione nella terra di nessuno, perché davanti il Sebo dista 5 secondi e mezzo, dietro Fede Carta praticamente con lo stesso distacco, quindi sia davanti che dietro non ha minacce a cui badare il pilota McLaren, che conduce con il suo solito passo senza subire la pressione di nessun pilota. E per concludere questa gara, che ormai siamo entrati praticamente nelle fasi finali, siamo agli sgoccioli, mancano praticamente 3 giri e mezzo all'esposizione della bandiera scacchi, con uno di Le Salva sempre più lanciati verso questa prima vittoria stagionale all'interno della pre-season, per quanto può essere influente, comunque se considerano in ogni caso solamente il ritmo gara, quello di Le Salva ha dato un esito più che positivo, straripante, veramente convincente. Anche Tals comunque si è ben difeso, anche se comunque il distacco finale lo vede con un ritardo di 30 secondi dalla vetta, che poi diventeranno 27 circa in virtù della penalità che ha accumulato Le Salva nei vari tentativi di effettuare il giro veloce. Però comunque sono sempre 25 secondi, 25-27 secondi che sono un'infinità. Voi che ne dite anche di Flaminio? Perché sta continuando a guadagnare nei confronti di Daniel Play. Adesso ha guadagnato 1 secondo. Prima erano 2 secondi e 6, adesso 1 secondo e 7. Il pilota della Mercedes credo che non riuscirà, non farà in tempo ad avvicinarsi in maniera sostanziale a Daniel Play per poi tentare un attacco e lottare anche per la terza posizione. Terza posizione che comunque è già in tasca, perché Daniele ha delle penalità sul suo carico, quindi Flaminio sarebbe virtualmente terzo. Però prendersi la posizione in pista è sempre un'altra faccenda, è sempre qualcosa che stimola i nostri piloti, quindi potrebbe fare gola a Flaminio questa eventualità. Temo però manchi veramente troppo poco, praticamente 2 giri al termine, e non c'è il tempo effettivo per riuscire a ricucire il gap nei confronti di Daniele Play, che si dimostra essere non tanto inferiore in termini di passo gara rispetto al pilota della Mercedes. Ci proverà se avrà la chiara opportunità. Non, di sicuro non rischierà di buttare via una gara all'ultimo giro per una manovra azzardata. Nel frattempo faccio notare che Fabio Ferra ha preso 6 secondi anche lui, quindi al momento si trova dietro le spalle di Fede Kart, sia fisicamente che virtualmente. Sì, i due erano in lotta già da diverso tempo, però a situazioni invertite, con Fabio Ferra davanti a Fede Carta. Adesso invece lui è di inseguire la sagoma della W13 davanti a sé. Potrà lui invece usare il DRS in questo momento, però c'è una cattiva notizia per Fabio Ferra, in quanto lo stesso ha una batteria piuttosto scarica, veramente non può contare sull'erogazione dell'ERS, ma nella stessa situazione vi è anche Fede Carta. Quindi diciamo che entrambi se la lottano ad armi pari per quello che è lo stato energetico del loro ibrido. Involano adesso per l'inizio della 51esima tornata, credo, Fede Carte e Fabio Ferra, anzi nemmeno nella 50esima, in quanto sono molto indietro rispetto a quello che è la posizione di Le Salva sul tracciato, quindi anche loro avranno praticamente 3 giri a disposizione per definire l'ordine di arrivo per la nona casella, che è quella che adesso è la lotta più accesa in pista, anche perché Flaminio non ha guadagnato rispetto a quando lo avevamo lasciato. No, Daniele Play ha trovato il DRS del bot di Mattia Medrano, quindi è riuscito per un rettilineo ad allungare leggermente, ma adesso Flaminio sembra essersi un pochino riavvicinato. Attenzione che forse potremmo addirittura vederla questa lotta. Flaminio si è avvicinato anche usando il DRS dello stesso Mattia Medrano, quindi quello che prima aveva avvantaggiato Daniele Play adesso ha avvantaggiato giustamente il pilota della Mercedes, che si trova a 1 secondo e 1. Gli serve ancora 1 decimo e mezzo per riuscire a poter aprire il DRS nei No, confronti di vabbè, Daniele Play, che adesso è veramente molto sotto pressione. Altri 3 ragazzi. Non ne secondi per un parliamo più di complessivo di Daniele. 12. Non parliamo più di Daniele fino alla fine della gara, per favore. Povero Daniele in questo momento. Ne ha quanti secondi? 12? No, 12 do 12. setup con queste gomme immagino sia abbastanza È già un complicato. miracolo per lui, veramente. Ha fatto un garone incredibile.
Eh sì, e adesso Flaminio però è quasi lì, è quasi sotto al secondo, ci crede, sente un po' l'odore di quelli che sono gli scarichi di Daniele Play, ma si prende un rischio enorme in uscita dalla Laffield, va in sovrasterzo, finisce anche fuori pista, per poco non perde completamente il controllo della vettura, fortunatamente rimane in quarta posizione, anche perché il vantaggio alle sue spalle era abbastanza ampio da permettergli di avere un certo margine. Certo, quello che ha dato il fuma sono le sue strade. Signori, se la fa l'ultimo giro me ne vado, Incredibile, adesso più vicino al 28 rispetto al 30, 29,2, gli basterebbe togliere due decimi per andare sul 28, mentre Giuseppe Federico, scusami, si è girato Giuseppe Federico, sempre nella stessa, sempre nella stessa curva. Incredibile, le salva veramente incredibile. È paradossale il fatto che lui sia più vicino ad abbattere il muro del 29 e sia più facile per lui scendere sul 28 dal tempo che ha siglato rispetto a stare su di un 30, quindi clamoroso. E Lele Sal aveva girato anche molto forte i giri precedenti, a parte il giro 46, che è stato il giro in cui ha messo segno il precedente giro veloce equivalente a un 29,7, ha girato poi in 34, giro in cui ha rifinito probabilmente la batteria, poi successivamente 31, 34 di nuovo, 31 di nuovo e adesso giro veloce. La sua batteria è in pessimo stato, ve lo posso assicurare, quindi credo che non ci saranno altri tentativi, ma siamo all'interno dell'ultimo giro e siamo anche all'interno dell'ultimo settore, il T3, e adesso gli mancano la Sto, poi la chicane, e la chicane qui è propizia perché rallenterà il ritmo e forse per la prima volta si farà vedere all'interno di questo Gran Premio dagli spettatori e anche dagli altri piloti, perché è stato imprendibile, è stata una freccia, è stato un serpente che è schizzato come quello che è il logo dell'Alfa Romeo e l'ha incarnato benissimo, perché va a prendersi questa vittoria nella pre-season, l'ultima gara di questa prima parte di stagione per il Formula Italian Team. Lele Salva sale sul gradino più alto del podio dopo una prestazione straripante, incredibile, veramente qualcosa di iconico, di sensazionale quello realizzato oggi da Lele Salva, che non riesce ovviamente a fare il giro veloce nell'ultima tornata, ma si accontenta di quel 29,2 che ha lasciato a tutti a bocca aperta. Talz si trova adesso anche lui a livello della chicane, una gara condotta nel migliore dei modi anche per il pilota alpine, che ha cercato di collaborare in una prima fase con Daniele Play, ha cercato di fare il gioco di squadra, alla fine trionfa in seconda posizione senza aver accumulato alcuna penalità, pagando complessivamente 30 secondi da Lele Salva. Daniele Play chiude in terza casella in pista, però viene declassato ovviamente in virtù dei secondi accumulati per via delle penalità, sale in terza posizione invece Fit Flaminio. Attendiamo allora l'arrivo del pilota dell'AS Antonio Tocchi, verrà promosso anche lui credo in quarta posizione, invece no, rimane quinto, occhio mentre ferra. Il Sevo si trova adesso alla chicane. Andiamo su Fer e Fede Kart, che sono ancora in battaglia, ma è lontano. Ferra insegue, ma non ce la fa. Ha preso 3 secondi, quindi anche riuscisse a passare purtroppo non riuscirebbe a sopravanzare la pilota Mercedes. Più che altro da vedere Tia dove scalerà il pilota della Mercedes, perché vedo dietro loro due, scala troppo giù. Sì, conclude così la gara, il Tia Prince praticamente è andato quasi in decima posizione, se non erro, no? Qualcosa da quelle parti lì, vicino, molto vicino al Dottor Long, pagavano troppo questi secondi accumulati durante la gara, quindi di certo non poteva che finire così il Gran Premio del Tia Prince, sfortunato, però siamo solo alla pre-season, cioè c'è tutto il tempo per fare i calcoli, per valutare bene le proprie scelte, quelle che possono essere invece delle idee più vantaggiose in ottica della stagione vera e propria. Ci godiamo anche questa grafica con Lele Salva che percorre l'anticamera, che poi porta al podio, lui veramente oggi senza parole, nulla da dire sulla prestazione di Lele Salva, abbiamo detto fin troppe, figurano anche di fianco a lui anche lo stesso Talz e poi Flaminio, che dopo un avvio di gara disastroso con quel testa coda alla fine riesce comunque a concludere sul podio, quindi anche lui una gara di rimonta, una gara di resurrezione possiamo dire, che alla fine è riuscita, è stata completata da un Flaminio che non aveva brillato nelle precedenti due gare, ma alla fine tutto si è risolto per il meglio. Simo, io credo che noi potremmo dare appuntamento ai nostri spettatori tra qualche minuto, dove raccoglieremo le impressioni e quelle che sono state le sensazioni dei piloti durante la gara. Sì, assolutamente. Adesso ci fermiamo per qualche istante, poi se avremo anche modo di intervistare i primi tre, bene, se no chiuderemo normalmente noi con il post-gara. Presto.
appena provato il simulatore e devo dire che le impressioni sono state ottime, diciamo. L'unica cosa che forse sarebbe migliorare è un po' il mal di mare che ogni tanto diviene. Per il resto è una tecnologia veramente molto ottima e bisogna provarla. Sì, è sicuramente un attrezzo molto avveniristico. Pur mancando le sospensioni che gestiscono il movimento del mezzo, comunque ti dà una sensazione di una percezione della realtà molto efficace. Va benissimo, un ottimo attrezzo, veramente un bel giocattolo. Oggi sono venuto per fare un giro con una macchina di un collega qua, di un amico, e invece mi sono ritrovato a provare questo marchingegno fantastico che dà delle sensazioni meravigliose, non rischiando niente, è molto divertente, molto divertente. Io lo consiglio anche a chi non è esperto, perché devo ripetere che è divertente. Le sensazioni di guida sono veramente molto reali, non mi aspettavo che fosse così divertente, ho trovato la vera sensazione di guidare in pista, soprattutto hai la possibilità di provare diversi modelli di auto e ognuno ha la sua propria caratteristica. Vederlo dall'occhiale col casco ha proprio la vera sensazione di guidare in pista, anche quando ti giri con la testa, vedi all'interno della macchina, così come quando guidi hai la possibilità di muoverti, e non è come quando vedi in un monitor che in realtà sei tu e il monitor, come se giocassi a un videogioco normale. Aspetta. Non sento sta, aspetta. Con calma. Rieccoci dunque nel salottino in compagnia dei piloti finiti a podio, manca ancora Tals, però siamo in compagnia del vincitore delle salva e di Fit Flamino, che dopo una gara di rimonta clamorosa è riuscito a concludere in terza posizione. Dunque io partirei proprio da te, Luca. La pre-season è stata sfortunatissima, aperta in Spagna con un testacoda, oggi ancora un testacoda, però alla fine sei riuscito a rimettere insieme i pezzi, speriamo in una stagione più fortunata, e dici un po' anche quelle che sono state le tue sensazioni qui all'interno della tua monoposto. Le sensazioni sono comunque molto positive, al netto di tutto il passo gara era buono, purtroppo ho avuto poche chance, o perlomeno mi sono concentrato su altre prove, quindi non ho provato la gomma hard all'inizio. Era passato il peggio perché era ormai il terzo giro, mi sono lasciato tradire da una macchina che era ancora un po' pesante, era un posteriore che è andato via, non lo sono riuscito più a riprendere, però in ogni caso poi è andato tutto bene, ripeto, il passo era buono, la gomma andava una favola, ho fatto una prova fermandomi un po' prima, vedendo fino a che limite potevamo tirare la media, e siamo arrivati vicini al limite secondo me, però insomma è pre-season, serve anche per questo, poi per la rifinitura ci lavoreremo. E certo è che però guardando tutte le penalità intorno a me, diciamo che va anche bene, nel senso, da quel punto di vista c'è poco da sistemare.
Oggi penalità che sono fioccate come se non ci fosse un domani, veramente non c'era giro che non venisse comunicato 3 secondi da attribuire a qualche pilota per limiti della pista. Questa tematica ricorrente è la gestione delle gomme quest'anno, con una soft che è inguidabile in gara, cioè dura veramente troppo poco, non si riesce a costruire una strategia attorno se non con safety car, virtual safety car, quindi eventi che esulano poi dalla normale prosecuzione della gara. Mentre abbiamo una diatriba tra la gomma media e gomma hard, che l'una comunque offre una grande prestazione, un buon compromesso tra durata e prestazione, mentre la hard può durare praticamente all'infinito e si mantiene sempre su dei tempi competitivi mano a mano che va avanti. Tu come la vedi un po' questo duello tra le due mescole? Ah, la hard è sicuramente una gomma, ma l'abbiamo visto anche nella realtà, l'abbiamo vista in Australia con Albon, in diverse occasioni abbiamo visto la hard essere nella condizione di poter coprire praticamente tutta la distanza di gara. Come dicevi anche tu, credo che la maggior parte delle gare si giocheranno su gialla e bianca, però attenzione perché in alcuni tracciati la doppia sosta è conveniente e la doppia sosta apre alla gomma rossa, quindi lì potrebbe essere interessante anche lasciarsi qualche gomma rossa fresca dalla qualifica, perché la doppia sosta più di una volta apre alla gomma rossa, magari gialla bianca rossa, rossa gialla rossa, rossa rossa gialla, lì insomma si potrebbero sparigliare le carte, però principalmente la media e la hard sono le gomme da gara. Poi la hard tendenzialmente funziona, però ci sono alcune piste in cui va perché fa il suo compito, ma è un po' troppo dura, mentre l'anno scorso era dura praticamente sempre la hard, non veniva mai usata per lo stesso motivo. Ma vedremo, magari poi in stagione avremo l'occasione di vederlo meglio. Bentornato Ale, hai qualche domanda per il nostro Flaminio? No, mentre lotto contro le zanzare, no, grandissima rimonta, Abbiamo visto che c'era ineccepibile. qualcosa. Hai preso da un politico di spicco delle ultime ore, uccideva mosche in diretta. No, diciamo, l'unica domanda è se ti aspettavi di arrivare addirittura sul podio dopo questo errore nei primi giri. Bah, oddio, se consideriamo che davanti c'era Metrano, no, però comunque quarto. Sapevo che guardando la griglia e guardando come stava andando la macchina, mi sentivo di poter tornare sotto. Quello sì. Però, ho detto, è presto. Come dice qualcuno vestito di rosso, aspettiamo la prima gara. E dopo vediamo. Anzi, aspettiamo le prime cinque. Perfetto, ringraziamo il buon Flaminio e passiamo al secondo classificato, Tals. Dici un po' prima quelli che sono stati i tuoi feeling con la monoposto, com'è andata la gara, secondo te se era il risultato che ti aspettavi, se potevi fare meglio e soprattutto un po' quella che è stata la gestione della gara con Daniele Play. Forse ti aspettavi un po' più di collaborazione, meno duello, volevate tentare di mettere un po' più di cuscinetto alle vostre spalle per poi giocarvi la posizione o semplicemente volevate darvi battaglia? Perché abbiamo visto ondeggiare sul dritto, forse fargli capire stai dietro, facciamo il nostro ritmo e poi andiamo. Mi si sente? Sì, ti si sente. Ok. Allora, beh, diciamo che mi aspettavo un livello, partendo dalla qualifica in sé, mi aspettavo un livello alto e sono stato accontentato perché la salve è stato mostruoso. Non mi aspettavo di fare un giro buono, anche perché mi sono allenato purtroppo poco, perché ho lavorato tutto agosto, non ho toccato il gioco e fortuna ho un buon adattamento, quindi dai, è andata bene su quel fattore lì. La qualifica è andata bene in gara. Nel giro di riscaldamento mi hanno preso, quindi sono partito con un hard freddissimo. Infatti, ho perso subito 2 posizioni. Poi in gara mi aspettavo sì un po' più di collaborazione da Daniele Play perché era nettamente più lento. Mi si era attaccato solo con gli RS. Infatti, ogni volta che passava perdevamo mezzo secondo al giro. Cercare di fargli capire stai dietro, stai dietro, stai dietro perché non ne hai. Infatti a una certa, quando ha provato a staccarmi con l'aiuto dell'ERS, tempo 2 giri e si è spinnato, quindi quello già faceva capire che non ne aveva. Boh, sul livello mio sono comunque contento, perché con così poca preparazione sono riuscito ad essere competitivo, se si può dire così. Sulla questione auto, sulla questione macchina, ho fatto un setup stranamente molto efficace per la mia guida, l'ho fatto provare in giro e tutti hanno detto che schifo, che schifo. Però Io su di me no, funzionava, quindi io no, io non l'ho su di detto. me tu hai detto che faceva schifo. No. Su di me funzionava, quindi sono rimasto contento. Questione appunto feeling della macchina, oltre al setup ottima quest'anno.
mi porto un po' di esperienza dell'anno scorso sulla gestione gara. Infatti, anche questa volta 0 secondi di penalità, oramai è una costante per me. Spero che continui così, quindi dai. E come al solito, questo lo potrà confermare Mark, io finisco sempre secondo, non vincerò mai una pre-season, Mamma magari mia, pre-season. mamma Sono mia. in pre-secondo, niente. Oh, basta, questa storia. Che hai vinto il campionato l'anno scorso e ne hai vinte di gare. Sì, poche però, arrivavo sempre Io secondo. non ho vinto, io non vinto mai. Cioè, dai. Oramai è la mia posizione quella, secondo posto, va bene così. Ale, tu Complimenti come a Lele Salva che è mostruoso, non so come faceva. Stasera è stato un Grazie. fulmine, ma adesso glielo Lo sentiamo chiudiamo. adesso. Tu Ale hai qualcosa da chiedere intanto a Tals prima di passare a Lele? No, in realtà ci siamo sentiti di recente, sapevo che si era allenato poco, anzi, gli chiedo se si aspettava di essere così tanto competitivo nonostante il poco allenamento. Sinceramente no, anche perché non mi sono mai per stare dietro a qualcuno. Diciamo che ho subito perso il trenino magari di quelli un po' più veloci che erano Metrano e Lele. Magari se fossi rimasto dietro loro mi sarei trovato a spingere, però boh, a parte loro due e Luca che ha fatto una buona rimonta, il livello è già buono, insomma. Di certo non vado a vincere chissà quale competizione, però se già iniziamo così con questo livello, posso dire la mia anche io quest'anno, magari qualche gara. Ringrazio. Lele, passiamo a te a questo punto. Guarda, in live non sapevamo più cosa dire perché ci hai lasciato tutti senza On parole. fire Il giro stasera. veloce all'ultime tornate è stata la ciliegina sulla torta. Quello non l'avrebbe pensato nessuno. Un 29-2 così dal nulla su una soft praticamente di 23 giri era impensabile. Tu l'hai realizzato, quindi complimenti, complimenti ti hanno fatti anche tutti i tuoi rivali questa sera perché non sei stato praticamente minimamente in gara con loro, sei subito partito via dopo essere stato dietro ad Ametrano per qualche giro, poi hai impresso il tuo ritmo, hai rifiutato 30 secondi al Buontalza in seconda posizione, è vero che mancava Ametrano che comunque poi è stato sostituito dal Ghost e quindi sarebbe sicuramente stato diverso il distacco, però aveva già una certa entità anche subito dopo il pit. Oggi hai fatto una gara solitaria, praticamente tutto da solo. Da dove l'hai trovato fuori questo passo, questo ritmo? Chiedo solo questo, da dove hai tirato fuori questa prestazione? Perché è stata incredibile. Allora, tanto grazie per i complimenti. Niente, anche io purtroppo nei mesi di luglio e agosto non ho avuto tantissimo tempo per provare. Quindi mi sto mettendo seriamente adesso. Nella gara di Spagna già avevo cominciato a provare di più, ma ancora non mi sentivo tanto a mio agio in un gioco. Devo capire ancora per bene come settare bene la macchina, perché ci sono degli assetti che non mi fanno stare tranquillo perché mi danno troppo sottosterzo. E qua invece, dopo qualche giro di prova, sono riuscito a trovare qualche modifica che mi ha dato subito buone sensazioni. E non mi aspettavo minimamente di fare una gara così dominata. Sapevo di avere un buon passo, ma non mi aspettavo di fare una gara così dominata perché, non so, dopo i primi 3-4 giri che sono stato dietro a Metrano, poi sono riuscito subito a dargli il secondo di distacco e da lì ogni giro era, cioè, ero veramente un martello. È una cosa che non mi è mai capitata perché non sono mai stato così costante come in questa gara. Anche l'anno scorso ho avuto tante gare dove potevo essere quasi a livello di Fabio, ma rispetto a lui facevo sempre qualche errorino in più. Invece oggi ho dato veramente mi sono dato una grande prova e sono contento perché partire con la stagione con un risultato del genere mi dà tanto morale. Spero che queste modifiche che sono riuscito a trovare oggi possano aiutarmi anche in futuro nelle prossime gare. E niente, non so veramente cosa dire oggi perché con le medie sono andato benissimo, costante su 32 basso e bene. Le hard lasciamole fare, cioè sono una gomma spettacolare. Se usata nel secondo stint, per me sono una gomma spettacolare, almeno in questa pista. E per quanto riguarda il giro veloce degli ultimi giri, ho spinto di più, ovviamente ho spinto molto di più con l'ELS e mi sono voluto veramente togliere tutte le soddisfazioni e portare a casa qualsiasi tipo di risultato possibile. Giustamente, battiamo il ferro finché è caldo e
l'hai fatto nel migliore dei modi. Ale, chiedo a te se hai qualche domanda per Ele Salva, ma credo che per lui oggi qualche domanda sarebbe superflua, aggiungerebbe praticamente cosa gli niente. Vuoi chiedere? Faccio soltanto anche i miei complimenti, grandissimi. Lucano. Stellare, cioè, non so, bravo. Nient'altro da dire. I complimenti fanno sempre piacere, quindi li prendo, li metto in saccoccia e spero mi possano dare una grande spinta. Speriamo di vederti in questo stato di forma anche nella stagione effettiva, perché se così dovesse essere, effettivamente ci sarebbe tanto su cui discutere e tante emozioni da regalarci. Timo, credo che siamo arrivati in fondo a questa live, credo che potremmo anche salutare i nostri spettatori per dare l'appuntamento a domani. Domani ore 21.30 per una gara al 50% e poi verrà confermato, credo, anche quello che sarà l'appuntamento, eventuale appuntamento a questo punto di venerdì, sulla distanza da gara ancora da concordare, ancora da decidere. Comunque c'è un ipotetico ulteriore giorno di gara del Formula Italian Team all'interno di questa settimana. Vi auguriamo dunque una buonanotte, vi salutiamo dei nostri tre uomini del podio che cui rinnoviamo i complimenti, vi auguriamo quindi una buonanotte, appuntamento 21.30 a domani, a presto. Ciao ciao! Ciao! Oh.